Buona scuola. Allora, un attimo solo perché la tecnologia ha bisogno dei suoi tempi. Siamo alla seconda puntata. La prima puntata era quella sostanzialmente di Cesena, dove avevamo fatto vedere un certo numero di cose partendo dal libro. E tutte le conferenze che facciamo sono tutte completamente differenti, tranne le prime 5, 6, 7, 8 diapositive che contestualizzano in realtà l'aspetto del libro. Perché dobbiamo raccontare innanzitutto cosa c'è scritto lì dentro, ma soprattutto dobbiamo fare il punto su una situazione importante, cioè in qualche modo comprendere che le cose che ci hanno detto sulla storia non sono sostanzialmente tanto vere. Però finché lo dico io potremmo in qualche modo sbagliarci, insomma, voglio dire. Vorrei mostrarvi perciò in tutte queste 4, 5 volte che ci vediamo un certo tipo di materiale per cui tutti quanti voi possiate a casa vostra tranquillamente avere gli strumenti da soli per capire che quello che sto dicendo io potrebbe essere assolutamente vero. Perché nella scienza ci vuole il buon senso, sostanzialmente. Certo, noi non siamo, come si dice, egittologi. Non conosciamo approfonditamente tutte quelle che sono le regole dell'egittologia, della storia. Sono cose che ci hanno raccontato sui libri, quando noi siamo andati a scuola, qualcosa dentro di noi ci ha detto che le cose non stavano così, sostanzialmente. Che le cose non erano... Lo sentiamo dentro quando una cosa è vera, quando una cosa è ci sono due alternative: o ti fidi di quello che c'è scritto sul libro, o in qualche modo appena arriva l'immagine poi le faccio vedere, o ti fidi di quello che c'è scritto sul libro, oppure c'è un'altra possibilità: la tua consapevolezza e la tua coscienza. Te studi un libro, lo guardi e dici: ma siamo sicuri che c'è scritto così? Siamo sicuri che sia vera questa cosa? Sostanzialmente alcune volte, a me è successo, da piccolo eravamo alle scuole elementari e le vene cascavano per terra, dicevano che c'era la forza di Galileo, la forza di gravità, e io da piccolo non ci ho mai creduto alla forza di gravità. Poi quando sono diventato un pochino più adulto, ho studiato un po' di fisica, ho comprato un libro che si intitolava Gravitation, probabilmente perché era 1200 pagine e pesava una tonnellata. Gravitation di un fisico importante, premio Nobel della fisica americano, su quel libro c'era scritto: non c'è nessuna ragione perché le vene debbano cascare per terra. Era la cosa che avevo sempre pensato io quando ero bambino piccolo, quindi dentro di me c'era comunque qualche cosa che mi diceva che sostanzialmente avevo ragione. Che cos'era quel qualcosa che mi diceva che avevo ragione? Non lo sapremo mai, ma forse lo sappiamo, la mia coscienza. Allora, stando in cui cerco di appropriarmi delle mie immagini, fra un po' ci vedremo, perché stamattina le abbiamo viste, state tranquilli. In questo, a Napoli lo chiamano infrasatto, nel momento tra cui che sta per succedere qualcosa ma ancora non è successo. Anche la sa.
in questo momento noi dobbiamo in qualche modo pensare. Noi abbiamo passo 1 2 3 4 5 6, no? Passo. Una password meravigliosa. Io sono contrario alle password del mondo, cioè dice ma poi ti entrano dentro, ti guardano, ti cosa, ma chi se ne frega? Ecco, il problema è questo. Poi quando si dice la memoria, magari le luci da dietro le eliminiamo, possiamo vedere meglio, anche perché sono ciecato, quindi potenzialmente posso vedere meglio di più. Le puntate precedenti, vedete c'è un numero 2, questo vuol dire che questa slide, che è stata ripetuta anche la prima volta, dice che è la seconda puntata. Perché è importante scrivere 2, 3, 4, 5? Perché poi quando tutto sarà liberalizzato, metteremo tutto su YouTube, quando sarà il momento, eccetera, eccetera, e la gente potrà scaricarsi tutto lo slide a casa, da solo, ognuno di noi potrà rivedere tutto quello che ho detto, andarsi a vedere le fonti bibliografiche e scoprire che io non ho inventato nulla perché già c'era già scritto tutto. C'è già scritto tutto nella storia, solamente che noi non lo sappiamo, non ci abbiamo voglia di vedere. Il riassunto delle puntate precedenti partiva proprio da qui, cioè la piramide di Knuno Khufu, erroneamente chiamato Khefer, è una macchina che funziona ad acqua e ad aria, pensate. Crea una vibrazione che produce il distacco della parte animica di un donatore e la spinge dentro al corpo del faraone ed esso rivive. È una cosa incredibile questa cosa qua. Questo era quello che c'era scritto, sostanzialmente che c'è scritto nel libro. Facciamo il riassunto delle puntate precedenti. Allora, il riassunto delle puntate precedenti lo vedete qui. Uno, non è vero che le piramidi sono state costruite 3.500-3.600 anni fa, ma ben 36.000 anni fa. Non è vero che erano costruite gli antichi egizi, ma erano costruite altre persone, altri personaggi che venivano da un'altra parte, che poi scopriremo essere la famosa e mitica terra di Aztlan, che qualcuno individua come la terra di Atlantide. Questi fatti sono fatti fondamentali, non è che ci dobbiamo stare a ridimostrare tutte le cose, questo l'abbiamo già detto, partiamo da qui, vedremo poi che tutte le cose che dirò oggi ancora una volta sottolineano questo fatto in modo notevole. Ed in queste diapositive, io non faccio mai diapositive in cui c'è scritto tanto, perché le diapositive devono essere dei disegni, delle slide, delle immagini che ti fanno capire al volo le cose. Scrivo di più solo perché la gente a casa con calma potrà rileggersi le parole che io sto dicendo oggi per brevità, che racconterò diciamo a fonemi, e potrà capire esattamente che cosa sta accadendo. Nel libro sostanzialmente succede questo, e quindi le prime 3, 4, 5 diapositive di questa sessione sono identiche per tutte le sessioni che noi abbiamo già fatto e che faremo su questa cosa. Dopo il vero argomento di oggi viene fuori. Però ve lo devo ricordare anche perché sicuramente tanta gente il libro non l'avrà letto e quindi vuol capire. Magari avrà sentito la conferenza con Glenn Hancock, che guarda caso abbiamo tenuto proprio in questa stessa sala qualche tempo fa, non mi ricordo neanche quanto tempo fa. Quello che accade è la seguente cosa. Ci sono 4-5 diapositive che sono tutte uguali, cambia solamente la scritta. Quindi vi descrivo la prima, che va bene per tutte. Questo è lo spaccato della piramide di Knuno Khufu, quella che noi stiamo attualmente analizzando. Quello che succedeva erano le seguenti cose, in ordine di tempo. C'è una piscina piena di acqua, che è questa, che circonda la piramide. Questa piscina si riempie d'acqua con una specie di elica senza fine sostanzialmente che prendeva l'acqua del Nilo, che allora a quei tempi correva molto più vicina alla piana di Giza, e la porta su, essendo questa elica infinita, diciamo così, inclinata, la porta in alto e si carica questa vasca gigantesca fino a una certa altezza. Ma voi vi siete mai chiesti perché l'entrata della piramide è più in alto? Te hai fatto una piramide, c'entri in basso.
non si può fare l'entrata della piramide in basso, perché sennò si sarebbe riempito d'acqua l'interno della piramide, cosa che non doveva accadere. E per questo, cosa che nessuno ha mai messo in evidenza, è in alto la vera e propria entrata di questa specie di macchina che servirà per ringiovanire il faraone. Attorno alla vasca gigantesca sono stati trovati i resti di ben due imbarcazioni. Gli egittologi cosa dicono? Certo, è la barca con cui il faraone veniva, tra l'anima del faraone veniva trasportata agli inferi, da un'altra parte, nel mondo del di là. C'è un piccolo problema, le barche sono due, non si vede perché, ne bastava una. Ma queste due barche, di cui una è estremamente ben conservata, c'è un problema che ha lasciato gli egittologi di stucco e questi non sanno ancora rendersi conto di come giustificare quello che vi sto per dire. Questa barca non aveva l'albero che regge la vela. Non c'era proprio il posto per mettercelo, non era stata costruita per essere una barca con un albero con la vela. Quindi non era una barca che andava sul fiume Nilo, era una barca che al massimo andava a vela. E cosa servivano due barche che giravano intorno? Servivano agli operai che dovevano fare una certa serie di cose. E siccome questa certa serie di cose attorno alla piramide non si poteva fare perché c'era l'acqua, l'unico modo per camminarci intorno e per fare tutto quello che si doveva fare era andarci in barca. Ecco perché ci sono due barche nel deserto che non hanno nessun significato se non quello di aiutare le persone a girare intorno e soprattutto a porsi a sud e a nord. Ricordatevi che la piramide è perfettamente orientata in una certa direzione, poi scopriremo perché. Perché dove c'è scritto là sopra entrata dell'acqua? Bene, l'acqua di questa grande vasca gigantesca veniva tirata in alto su a 78 metri e fatta entrare in quello shaft, si chiama così, gli americani l'hanno chiamato così, chiamiamolo shaft, che è quella specie di corridoio che va al piano di sopra e riempie quella che sarà, vicino al punto numero 5, la stanza del faraone, quella che viene chiamata stanza del faraone. Perché viene chiamata stanza del faraone? Non c'è nessun motivo per chiamarla stanza del faraone, non è stato trovato nessun faraone, non c'è nessuna scrittura in merito, non è una tomba, c'è solo una specie di sarcofago, vasca, tra virgolette, di granito gigantesco che, tra parentesi pensate, è talmente grande che non entra nemmeno dalla porta della stanza. Sapete cosa dicono gli egittologi? La piramide c'è stata costruita attorno. Cioè, una delle cose fondamentali della nostra ricerca è che la nostra ricerca la facciamo noi. E noi non abbiamo tutta quella scienza infusa che hanno gli egittologi. Noi abbiamo una cosa più importante, il buon senso, che ci fa dire quello che dicono gli egittologi è una cazzata. È così semplice? C'è poco da fare. Quello che succede è che l'acqua entra all'interno della stanza e comincia a riempirla. Mentre comincia a riempirla succede una cosa. C'è quella specie di vasca gigantesca, che è questa specie di quadratino lì all'interno, è la sezione della stanza. Nel libro poi ci sono tutti i particolari che io rapidamente vi suggerisco in questa fase. Tutti i numeri, tutte le cose le andate a vedere per bene. L'acqua sale, sale, sale e arriva fino a un certo punto. A un certo punto non può più salire. Perché? Perché c'è un altro shaft che va verso l'uscita di troppo pieno, dove c'è scritto lì a destra, all'acqua arriva a una certa altezza e non può più salire, perché attraverso il corridoio dove c'è scritto uscita di troppo pieno è uscita tutta l'aria che serviva per far entrare l'acqua nella stanza, se no l'acqua nella stanza non c'entra. Una volta che siamo arrivati a quel livello lì, la pressione dall'alto della camera totalmente stagna, che è la stanza del faraone, non permette all'acqua di salire di più. E l'acqua comincia per capillarità a salire lungo la parte destra per andare l'acqua di troppo, uscire dove c'è scritto uscita di troppo pieno e scaricarsi all'esterno. Questo è il motivo fondamentale del perché, sia in entrata che in uscita, era importante che la piramide fosse fatta, la faccia della piramide, rientrata, con una pendenza idraulica. Pendenza idraulica vuol dire 0,002%, cioè un pochino di entrata. Perché?
per costruire una grondaia di pietra. Cioè l'acqua in entrata e in uscita che viene sbrosciata fuori, si direbbe in termine tecnico, sbrosciata fuori sia in entrata che in uscita dalle operazioni che venivano fatte, ricade esattamente al centro e non si sparge lungo tutta la superficie della piramide schizzando a destra e a sinistra. Ecco, ora capiamo perché la piramide, invece di avere quattro facce come si vede da lontano, se te ti avvicini e l'analizzi con forza satellitare scopri che le facce sono otto, perché ogni faccia in realtà è divisa in due, è piegata all'interno come una piccola stella. Questo ci fa, ci dà una risposta del perché la piramide è stata costruita così. Questa cosa non la sa nessuno. L'unico che ha detto è costruita così per questo motivo sono io. Ci avrò ragione? Non ci avrò ragione? Il problema è che questa è l'unica spiegazione esistente nell'universo. Quindi, fino a che non ci sarà un'altra spiegazione, vi dovete tenere questa. L'acqua in entrata entra, secondo il mio modesto punto di vista, anche negli shaft più basso che daranno, riempiranno la stanza più in basso, che è la stanza della regina, fino a una certa altezza. Poi l'acqua uscirà e andrà a ripercorrere il percorso verso nord e attraverso la stanza 1 e la stanza 2, che sono due stanze che sono già state trovate. Noi lo sappiamo che ci sono quelle stanze lì, solo che fisicamente non ci siamo potuti andare perché non si sa da che parte si passa. Però una, la stanza numero 1, è stata trovata con la spettroscopia a buoni e l'altra è stata trovata dal robottino che ci è andato partendo dalla stanza della regina, salendo, arrivando fino a praticamente 17 metri dall'esterno della piramide, dove c'è quella stanza che un vuoto che porta a qualcosa. Facendo così, la stanza di sopra e la stanza di sotto producono una cosa che si chiama tubo di Quinck. Il tubo di Quinck è un aggeggio per cui se te hai una frequenza sonora in alto, questa frequenza sonora in questa parte in alto si propaga nel liquido o nel gas attraverso opportune tubazioni in basso dove c'è un'altra stanza. In quest'altra stanza, a secondo della lunghezza del percorso di destra e di sinistra, arriverà la stessa frequenza in basso. Vi ricordo che nella stanza del faraone non si può salire oltre una certa altezza della stanza dell'acqua. Qual è questa altezza? L'altezza di quel shaft. Lo shaft di entrata si riempie la stanza e poi l'acqua esce dall'uscita, che è la stessa, ma guarda che strano, altezza della vasca all'interno della stanza del faraone. La vasca di granito quindi non si riempie mai di acqua, rimane vuota, ma a bordo l'acqua è esterna. È una specie di cono di bottiglia. No? Quello che sta succedendo in questo tubo di Quinck è proprio questo. Una frequenza in alto viene portata in basso. E che tipo di frequenza ci entra dall'alto? Allora dovete capire che la piramide è una specie di monumento gigantesco che è fatto in quel modo, cioè ha le pareti costruite in quel modo, perché il vento ci sbatte contro. Il vento fa vibrare la piramide a una certa frequenza, che sarà un infrasuono, come il grattacielo cinese che l'altro giorno faceva così, qualcuno l'avrà visto, che la gente è scappata perché aveva paura che questo grattacielo crollasse, va in risonanza la struttura di un mega pezzo di cemento di quel tipo lì. Una risonanza che però dipende dalla massa dell'oggetto. La massa della piramide è gigantesca, la frequenza messa in gioco è bassissima. La frequenza entra, scuote tutta la piramide, te non te ne rendi conto, perché è una frequenza a infrasuoni, quindi siamo nell'ordine degli 8, 13, sotto i 12 Hz, te non la senti. Vedete come è fatto quella specie di cosa di cui ho un ingrandimento lì a sinistra in alto, che viene erroneamente chiamato, non si sa per quale misterioso motivo, Z. Vabbè, chiamiamolo pure Z, ma che cavolo è? È un filtro passa basso. Cosa vuol dire?
la frequenza arriva sul tetto di questo filtro passa basso e viene riflessa all'interno della stanza, passando 5 livelli tra aria, granito, aria, granito, aria, granito, dove c'è un'osservazione da fare. Questi livelli sono fatti in un modo strano. Sotto sono perfettamente lisci, sopra sono schiccherati, si direbbe in Toscana, cioè vengono lasciati grezzi. Come mai? Perché con quel sistema le frequenze, le tracce di frequenze più alte, tra tutte le frequenze basse, hanno più probabilità di essere rimandate indietro, riflesse dal granito. Vi ricordo che nel granito la velocità del suono è 4.000 metri al secondo, molto più che nell'aria, che è di circa 342 metri al secondo. Quindi va molto più veloce nel granito il suono. Il suono entra e tutte le volte che rimbalza in alto trova una superficie piatta, quindi viene tutto rimbalzato in basso, ma in basso entra nel secondo livello solamente il suono a bassa frequenza, il suono a alta frequenza ha la probabilità di invece rimanere fuori e così via. Arriva in fondo, che questo è un filtro passa basso, quindi, a entrare nella stanza una frequenza precisa. Quale frequenza? Quella cui la stanza risuona. Abbiamo calcolato col computer la frequenza e abbiamo scoperto che è circa 32, se non ricordo male, 32,9 Hz. A 32,9 Hz anche questa specie di sarcofago che c'è dentro questa stanza comincia a vibrare, perché sia la stanza che il sarcofago sono costruiti su multipli precisi alla quinta cifra dopo la virgola, non posso calcolarlo di più perché non si può misurare fisicamente con un super metro che mi dà il decimillesimo di millimetro, non ce l'ho. Tre numeri, tutto è legato a tre numeri, pi greco, sezione aurea è 4,32. Fino alla quinta cifra dopo la virgola, che è il calcolo che mi viene permesso, sostanzialmente, poi non ha senso. Nella pi, nella vasca, si crea una frequenza, la vasca vibra a 3,89 Hz. 3,89 Hz vengono presi la frequenza di 32,9 Hz e trasformati in una frequenza unica che dai calcoli viene fuori 128 Hz. Guarda, precisamente 2 alla quinta. Pensate che tutta la matematica degli egiziani era basata sul numero 2. Non ne parleremo oggi, ci vorrà una conferenza apposta per capire la matematica degli egiziani, da dove si erano inventati questa matematica. E si potrebbe scoprire che non era la 1. Numero 2. Il numero 2 è la matematica di una popolazione che sa che l'universo è fatto e basato sulla dualità. Il numero 2. Questa frequenza entra nell'acqua perché il sarcofago vibra e la vibrazione viene sbattuta nell'acqua. Nell'acqua, tubo di quinte, 1400 metri al secondo, sotto, va nella stanza di sotto. Nella stanza di sotto, che vedete qui in un mignon ingrandimento, nella stanza di sotto, che è anche questa riempita d'acqua, che è una cosa che non vi ho detto ma che vi dico ora, in questo lungo corridoio orizzontale, che non è orizzontale ma ha una lieve pendenza idraulica, ma che strano, c'è stato piazzato un pietrone qui nel mezzo, come tappo, come rubinetto, per evitare che l'acqua esca di qua. L'acqua deve uscire dallo shaft nord. Beh, questo pietrone è stato preso dalla base, vedete qui, qui ci sono tre pietroni, questo è il rigrandimento, uno, due, tre, che sono stati trovati lì da chi è entrato per la prima volta nella piramide. Sono pietroni che sono stati abbandonati lì perché sono scivolati fino in fondo perché è successo qualche cosa che li ha portati laggiù. Questi tre pietroni servono per la rubinetteria, cioè sostanzialmente uno di questi pietroni è posto qui, più o meno al centro. La frequenza entra nella stanza della regina, e chiamata stanza della regina, e struscia contro una paratia, quasi sicuramente di legno, di cui oggi ovviamente essendoci il legno non si trova più traccia, perché sono passati 36.000 anni dal tempo in cui questa roba è stata costruita, quindi pensate, la roba di legno dentro non c'è più, che è posta qui davanti alla, a questo buco nel muro, che è una nicchia fatta a scalini. Questa nicchia, secondo le sue dimensioni, ha una caratteristica.
funziona la camera di risonanza, cioè praticamente la camera di risonanza di una grossa chitarra. L'acqua porta la vibrazione all'interno di questa ricchia, che quindi va nell'aria, e si sviluppa la frequenza di 128 Hz, che questa volta va nell'aria. E questa frequenza va a sbattere in questo punto, in tutta la stanza ovviamente, ma in quel punto lì, se voi guardate nel pavimento, c'è un buco circolare nel pavimento di diametro 111 cm. 111 cm, per chi non l'avesse capito, è anche la distanza che c'è tra qui e qui, cioè deve essere qualcosa che ci deve passare di qui, perché se no o lo costruivi dentro oppure di qui non ci passava, quindi anche da quel punto di vista lì torna tutto. In questo cilindrone gigantesco, che è un aggeggio sicuramente di legno, probabilmente di legno di frassino, il legno di frassino era uno di quelli che veniva utilizzato dagli egiziani o da chi per loro per costruire i sarcofagi. Nel legno di frassino 5.000 metri al secondo va la velocità del suono, pensate, almeno secondo alcune tabelle, perché poi tabella cambi e ti cambiano anche i numeri. Questa grossa canna d'organo di legno vibra, i 128 Hz vengono eliminati e entrano solo i 3,89 Hz, la frequenza che io tanto tempo fa avevo trovato essere attribuibile a quella che io chiamo anima, la parte animica, cioè quella che l'ipnosi, io tempo che facevo l'ipnosi, veniva fuori e questa parte animica vibra a 3,89 Hz e sostanzialmente è la vibrazione, è la parte animica. In parole povere, la parte animica di un tizio che stava in quella che veniva chiamata stanza del faraone, che invece era un povero disgraziato qualsiasi, donatore di anima, viene trasportata con questo sistema nella stanza di sotto, dove lì c'è il faraone, nella canna d'organo, chiamiamola così, ed assorbe questa frequenza. La parte animica viene spostata da sopra a sotto. Ci ritrovavamo di fronte alla stessa cosa che accadeva in modo più tecnico, più scientifico, più moderno, nelle descrizioni delle ipnosi regressive, in cui gli addotti ricordavano che c'era una stanza in cui tu entravi in un cilindro orizzontale, succedeva una vibrazione, ti si staccava qualcosa che come una telecamera dall'alto seguiva tutto, e questa cosa entrava in un cilindro verticale pieno di liquido in cui c'era qualcun altro che era quello che aspettava la tua coscienza per rivivere. Una cosa incredibile. Mi ritrovavo a descrivere qualche cosa che era stata costruita 36.000 anni prima che io facessi l'ipnosi, praticamente che serviva alla stessa cosa, allo stesso corpo. Dopodiché il faraone era riviveva come l'alieno nelle nostre ipnosi. Noi avevamo ridato la vita al faraone. Quello che si doveva fare era svuotare la piramide d'acqua, perché sennò il faraone era lì come ciondolini. Per svuotare la piramide di acqua si fa con gli impianti industriali, si comincia sempre dall'acqua. Quindi la stanza del re, erroneamente chiamata a questo punto stanza del re, doveva essere sbloccata. Nella stanza 5, di cui vedete un allargamento là in alto a destra, vedete che ci sono delle strisce lungo il muro, che sono delle cavità che servivano per far passare delle corde che avrebbero tirato su delle saracinesche di legno, ed è per questo che non le troviamo più, che avrebbero fatto uscire l'acqua. Vedete che c'è anche una specie di masso non perfettamente squadrato, un po' arrotondato in alto. Che cosa serviva? Serviva alle persone che tiravano queste corde per mettersi dietro, perché una volta che tu avevi aperto la saracinesca davanti usciva una zampata di acqua che, se non c'era un posto che te potevi mettere, ti avrebbe schiacciato contro la parete la quantità di acqua, e tu saresti il corpo, il cadavere, lo avrebbero trovato qua in fondo. L'acqua esce e scende lungo la grande galleria obliqua. La grande galleria obliqua non ci scende mica con un piano inclinato, ci scende a scalini. Poi vi faccio vedere la fotografia. Perché? Ma perché se ci fosse un piano inclinato, l'acqua arriva a fondo con la velocità di 200 km all'ora, ti spazza via qualsiasi cosa c'è. L'unico modo per mantenere una velocità costante è farla scendere a gradini. E ovviamente che cosa fa l'acqua in tutta questa
operazione lascia le tracce del suo passaggio, che poi vedremo meglio. L'acqua cosa fa? Non entra nella stanza della regina perché c'è un tappo, non entra qui perché c'è un altro tappo, ma scende in questo corridoio per andare a finire in questa stanza, la famosa stanza non finita. Cazzo, ma hanno avuto 4.000 anni per finirla, come mai non l'hanno finita? Cioè, che buon senso, no? Perché non serviva una stanza finita, serviva un posto dove buttarci dentro l'acqua. Tanto è vero che, guardate, che qui in basso c'è un pozzo tappato di detriti, il quale, non si fa fatica a credere, riportava l'acqua lì, non si butta via nulla. E c'è un altro pozzo, un altro camminamento, qui, tappato anche questo dai detriti, e dove volete che vada? Andrà qui a svuotare la grande piscina, per riportare l'acqua al nido. A questo punto sopra si è svuotato tutto, bisogna svuotare alla parte nel piano inferiore. E allora cosa si fa? Si prende il masso che c'è qui, si fa scivolare fino al punto 4, al punto 4 nel granito ci sono dei buchi che fanno capire che c'erano dentro delle pulici di legno che alzavano il blocco, lo tiravano su, di modo che l'acqua anch'essa scendesse per questo percorso e facesse la stessa fine e tornasse al Nilo. Già, ma l'acqua così non si svuota tutta nella stanza della regina. Perché? Perché la stanza della regina è fatta così, vedete? Qui c'è uno scalino, quindi l'acqua che arrivava fino a questo punto, che è il punto dell'altezza degli shaft, scende e si ferma qui. Poi c'è questa parte di acqua che rimane qui dentro. Bene, c'è un buco qui, un tappo trovato da degli studiosi francesi, riempito di detriti, che andava stappato. Si stappa questo buco e si scopre che questo buco si trova proprio sulla altezza, vedete, del grotto, dove nel tetto c'è un buco che si vede chiaramente tappato di detriti, da dove probabilmente usciva tutta l'acqua necessaria a svuotare anche la piramide. Questo sostanzialmente è quello che noi possiamo vedere da queste prime diapositive. Guardate, la ricostruzione della stanza del re in alto, fatta al computer da dei informatici francesi. Guardate il buco da cui esce l'acqua. Il buco da cui esce l'acqua è praticamente distrutto dall'acqua. Non è vero che c'è stato qualcuno che ha picconato un tombarolo per cercare dietro quel buco chissà quale tesoro abbia preso a picconate questa cosa. No, si vede chiaramente da qui che la corrosione è corrosione di acqua. Tutta l'acqua che è passata per secoli da lì. E guardate, ci sono le tracce nelle antiche fotografie dell'acqua che usciva, da minore ovviamente, dagli shaft quando questi devono essere svuotati. Si vede chiaramente. Come veniva in alto, guardate in alto, qui vedete quel salto lì, ci troviamo nella famosa stanza 5, cioè quella che una volta aperta la sala cinesca porterà sulla come si dice, galleria, la grande galleria. Guardate quello scalino lì, è completamente corroso dall'acqua. Però voi se andate a vedere la piramide non ve ne accorgete. Perché? Perché il bravo Zakiawas ci ha messo sopra dei pezzi di legno, di modo che voi non vi poniate la domanda di perché il granito è stato corroso così. Così come nella grande galleria, vedete, ci sono gli scalini, dove l'acqua, a destra e a sinistra ci camminano gli operai, nel mezzo ci passa l'acqua di scarico. Vedete che gli scarichi sono corrosi, magari qui con la luce che c'è non si vede, però quindi non si vede meglio, sono corrosi. Come si porta l'acqua fino a 78 metri d'altezza? Con questo disco di scisto, noi non sapremo costruirlo oggi, è un disco di scisto monopezzo, che è stato trovato in una tomba di Savo, viene chiamato disco di Savo, bontà sua. Come vedete, non è perfettamente orizzontale, è lievemente piegato. E se uno fa tutte le osservazioni, che poi nel libro sono scritte in modo
esaustivo, scopre che facendo ruotare questo disco o più dischi uno sopra l'altro, si scopre che si crea una coppia di forze che porta l'acqua a salire in verticale. Più gruppi di questi dischi avrebbero portato l'acqua a 78 metri. Che dire? Siamo nel corridoio che porta alla stanza della regina. Il corridoio che porta alla stanza della regina, vedete lì dove c'è quel signore illuminato, ora con queste luci si vede male, se dietro le luci fossero spente si vede meglio, c'è un buco. Quello è il vero buco da cui è uscita l'acqua che andava in fondo per in qualche modo svuotare completamente la stanza della regina. Nel corridoio ci sono, vedete lì, ve le faccio vedere meglio in un'altra slide. Sì, ecco, guardate, questo, quello, degli ingrossamenti di granito. E che cosa cavolo serve? Servono perché ci si mettono sopra delle tavole e ci camminano le persone per poter entrare poi, quando è stata svuotata a metà la stanza della regina, camminarci sopra e andare a prendere il tappo, come fosse una vasca, e tirarlo via per svuotare la stanza. Il fatto che ci fosse dell'acqua si vede chiaramente dalla mappa presa dall'alto. Gli altri studiosi, che non sanno perché le cose accadono così, ma io ho fatto solo 2+2, guardate, qui c'è la stanza della regina che si sviluppa, questo è il muro, qui c'è il buco nel muro e la stanza. Quando si toglie questo pezzo di granito che serve per fare da tappo, l'acqua comincia a uscire sbattendo in questa posizione e tornando indietro e dando origine a quelle figure che voi vedete che sono state studiate, che sono la corrosione del pavimento. E poi ci sono delle altre cose interessanti. Vedete questi puntini qui? Sono dei grill, dei fori, che noi potremmo dire fatti con trave, no? E a che cosa servono? Servono per fissare la posizione del tappo di granito che deve essere posto ad una certa distanza, che deve essere regolata. Perché? Perché il tubo di qui, che è fatto in un certo modo, la frequenza che c'è nella parte alta deve andare nella parte bassa. Uno di questi due passaggi è come la culissa di un trombone. Deve regolare la sua lunghezza. Come si regolava la lunghezza di due shaft così complicati, costruiti nel granito? In un altro modo, aumentando o diminuendo la lunghezza del percorso dell'acqua all'interno di questa parte orizzontale. Questo serviva a mettere in risonanza esattamente la camera di sotto con la camera di sopra. Questo era quello che era scritto nel libro. Qua si comincia un percorso nuovo, cioè da dove veniva il costruttore della piramide di Giza, Khnumhot. Da dove venivano in due modi, cioè da un punto di vista biogenetico, chi sono, e da un punto di vista geografico, da dove vengono nel loro modus ragionabili. Ecco, cominciamo oggi a vedere la parte biologica. Ma questi signori appartenevano alla nostra razza oppure no? Andiamo a vedere cosa c'è scritto in letteratura. Dati scientifici alla mano. Le differenze genetiche. Una cosa fondamentale era comprendere che questi tizi, molti di questi tizi, i cosiddetti faraoni, avevano una caratteristica strana. Sì, erano un po' più bruttini di noi. Se voi andate a vedere Tutankhamon è veramente orrendo. Però c'ha il pancione, c'ha questo mentone lungo, questo capoccione lungo, ma soprattutto il cranio. Il cranio è qualcosa di molto strano. Allora, volevamo andare a vedere, poi qui ci sono le referenze di tutto quello che sto dicendo, volevamo andare a vedere se la pista dei crani allungati ci poteva offrire qualche spunto. Per comprendere questo, dobbiamo andare a mettere le mani nella storia della famiglia di Amarna, che è la famiglia in cui sostanzialmente, un po' più vicina a noi, che riguarda quello che è il periodo Teo, sostanzialmente, e lì abbiamo i pezzi importanti di questa famiglia sono Tutmosis III, che
che dà origine ovviamente a Tutmosis IV, altro faraone, Amenhotep III, Amenhotep IV. Amenhotep IV a un certo punto gli girano 5 minuti e si fa cambiare il nome. Gli piace più Akhenaton, la parte maschile del sole, potremmo tradurla così, proprio per i poveri di spirito, il perdonino degli egittologi. Akhenaton. Akhenaton che poi darà origine a Tutankhamon. Andiamo a vedere come è fatto questo faraone, Tutankhamon. Ecco, guarda qua, questa è un po' le analisi a questo sito, trovate le analisi che sono state fatte con la risonanza magnetica nucleare, la GX e tutto quello che si fa in questi casi, della capocciola del faraone brutto. Questo faraone brutto ha un capoccione tremendo e infatti si studia il DNA di questo faraone e si scopre che c'è sostanzialmente, qui c'è l'articolo originale che è stato pubblicato su questo lavoro scientifico che è riportato qui, che parla praticamente della strana fisica della diciottesima dinastia in Egitto. Annales International Medical 2009, volume fascicolo 150, pagina 556. Dove scoprono che c'è un pezzo di DNA sostanzialmente che non è proprio il nostro. E si tratta soprattutto dei geni, il gruppo P450, in particolare il CXPAC5, che farebbe aumentare la grandezza del tessuto cervicale. Tanto da produrre il fatto che questi teschi dovevano essere più grossi, perché sennò tutta questa corteccia cerebrale dentro non c'entrava. E si pensa, c'è scritto nell'articolo, non lo dico io, che i personaggi che avevano questo tipo di caratteristica dovevano essere un pochino più intelligenti degli altri. È scritto lì, un pochino più capaci, insomma, il cervello funzionava meglio. Ma non è il solo e unico dato che noi abbiamo nella letteratura. Ce n'è un altro che io riporto qui, questa è una tabella che è riportata anche nel testo e trovate in queste due referenze i due lavori scientifici a cui mi sto riferendo. Questi faraoni avevano una cosa di cui io manco me l'ho accorto tanto, cioè soffrivano di ginecomastia. Di che cavolo è la ginecomastia? Ma succede anche da noi. Sapete quando i maschi gli cresce il seno? No? Ci sono dei maschi che hanno un po' il seno un po' più gonfiotto, così. Perché c'è uno dei geni sottoposti all'analisi che prevede la crescita del seno, solamente che alla nascita, subito dopo la nascita, il bambino, il neonato, insomma, questo gene non funziona più, mentre nella donna continua a funzionare, in alcuni uomini ancora oggi continua a funzionare, ci sono questi donne che hanno queste uomini con queste mammelle piuttosto visibili. Ecco, se voi fate un pochino di mente locale, verrà in mente, avete visto sicuramente queste statue dei faraoni che hanno queste mammelle piuttosto pronunciate, e che anche questa ginecomastia era strana, perché non si capiva assolutamente da che parte venisse. Si tratta di qualche cosa che ha a che fare con un DNA diverso dal nostro, si tratta di una razza differente. Bisognava sostanzialmente seguire la pista dei crani allungati. E dove potevamo trovare altri crani allungati che avessero determinate caratteristiche? Forse a Paracas, dove quasi tutti sanno, sono stati trovati dei crani allungati, quindi siamo in America Latina, dall'altra parte del mondo. Ma di questi crani allungati, quanti ce ne sono? Sì, due o tre. Ma chi se ne frega, due o tre crani potrebbero essere malformazioni genetiche, potrebbero essere di tutto. Quali due o tre? Il mondo è pieno di crani allungati che ci troviamo fra le palle. Per esempio, qui siamo in Inghilterra, siamo nella zona di Cardiff, se non ricordo male, e questa che è una mappa di Google del 2017, ricerca del 2017, mostra solamente in Inghilterra tutte quelle zone in cui sono stati trovati soggetti con crani allungati e tribù, lumino, cioè
famiglie intere che avevano quello strano tipo di problematica. Vi ricordo che a Stonehenge sono stati trovati crani allungati, quindi una zona completamente diversa dall'Inghilterra. America, Stati Uniti, porca puttana, c'è pieno di crani allungati. Questo è il mainstream, lo dice Google, non lo dice Gesù Bambino, anche se Gesù Bambino sarebbe il mainstream. Vedete, da dove sono? Ricordatevi la posizione a occhio di questi crani, perché poi vi farò vedere un'altra cartina dove al posto di quei crani c'è un'altra cosa, ma i posti sono gli stessi. Sostanzialmente, che dire, anche a Cuba, no? Che strano, in posti dove non te la aspetteresti mai, Illinois, questo è Iowa, Illinois, Missouri, questa è la zona del Grand Canyon, questo è uno dei tanti crani allungati trovati, mostrati di faccia, per farvi vedere che anche ci sono delle anomalie vere e proprie, come il bulbo, quello che tiene il bulbo oculare, il cioè dei crani è grosso, molto più grosso dei nostri crani allungati. Australia, ma chi l'avrebbe mai detto che in Australia avremmo trovato dei crani allungati, delle tribù con crani allungati, dei pittogrammi che fanno vedere mani e orme incastrate nella roccia di 6 dita e scheletri giganti alti più di 2 metri. Ce ne sono altre 5-6 locazioni nel mondo dove sono stati trovati pittogrammi con una mano attaccata al muro disegnata con 6 dita. Si saranno sbagliati, erano uomini della pietra, hanno disegnato un dito in più, un dito in meno, tanto cosa vuoi che sia, tanto non capiscono una mazza. Però guardate, certo in Australia, anche laggiù in alto, non ce ne sono tanti di crani allungati, ma soprattutto i posti dove sono come nelle altre cartine, lungo la costa. Questo vuol dire poco, però ci fa pensare che lungo la costa queste popolazioni esistevano. Però potrebbe anche essere un dato sbagliato, perché in Australia non c'è nessuno. Al centro dell'Australia chi ci va a scavare, a vedere, a trovare? Quindi non è detto che siccome non abbiamo trovato niente, al centro dell'Australia non ci sia niente. Solo nei posti più abitati, dove la gente butta le carte di cioccolata per terra, poi quando le va a raccogliere qualche volta trova qualche cosa di imprevisto, solo perché la nostra civiltà è andata in quei posti. Ecco, tutto lì. Cartina dei crani allungati del mainstream. Allora c'erano delle tribù, tanto tempo fa, che praticavano l'allungamento del cranio con le fasce oppure con delle tavolette. Si prendevano questi poveri bimbetti e gli si allungava il cranio per bellezza. Allora ci sono 2 aspetti fondamentali di questa osservazione che il buon senso nega. Uno è, ma possibile che al tempo del Neolitico, quindi l'uomo della pietra, tutti questi signori in tutte le parti del mondo gli era venuta allo sghirizzo di allungare la testa ai propri bambini? Cioè, oggi come oggi dobbiamo essere pieni di crani allungati, perché qui c'è pieno. Quello che si scopre è che questi posti sono gli stessi posti dove noi stiamo per scoprire altre cose. Gli stessi posti dove stiamo per scoprire altre cose. E qui, dove c'è questo punto interrogativo? E lì c'è l'Antartide, c'è il ghiaccio, chi se ne frega? Come chi se ne frega? Oggi c'è il ghiaccio, ma una volta c'era il ghiaccio. Ma non ci si può andare a vedere e quindi non si sa. Ho capito, scrivici non si sa. No, fai finta che l'Antartide non esiste, perché allora mi stai pigliando per il culo. E infatti qua dobbiamo fare mente locale, cioè notare una cosa fondamentale, come nella cartina che avevo fatto vedere prima, l'India sia l'unico posto dove sostanzialmente di crani allungati non ce n'è. È strano, tenetelo presente. Però dobbiamo fare attenzione, e l'attenzione a questo particolare chiaramente ci porterà su un'altra strada. Abbiamo parlato dell'Antartide. Lo sapete che io ho trovato le tracce in letteratura di 3 crani cappuccioni allungati
che sono stati trovati in Antartide? Sono stati trovati nella zona che è la zona della base militare argentina. Poi vi faccio vedere se volete dov'è. Non solo sono stati trovati tre tipologie, tre crani allungati, che sono conservate allo Museo Smithsonian di New York e sono in esposizione, andate lì e li vedete. Non sono finti, non me lo sono inventato io. Ma sono stati trovati anche dei segni particolari, geroglifici, chiamiamoli per ora, particolarmente interessanti proprio in quelle zone. Quindi l'Antartide una volta era abitata da crani allungati, o così o così. Facciamo il punto della situazione, cerchiamo di capire. Allora, sui crani allungati, i luoghi in cui si trovano teschi allungati sono fissi, punto numero uno, quindi non è una follia. I tipi di teschi allungati sono almeno di tre differenti tipologie di DNA, questo va detto. La maggior parte dei siti è raggiungibile via mare, sono le coste. La bufala dei crani modificati per fasciatura sui neonati viene ampiamente smentita dai lavori scientifici. Per esempio, in Cina, un paio di anni fa, sono stati trovati crani allungati e subito la ricerca scientifica ha detto si tratta di tribù che facevano anche in Cina la fasciatura dei poveri neonati. Sono usciti articoli più recenti che dicono no, non c'è nessuna traccia di crani allungati con le fasce perché se l'avessi allungato in quel modo il cranio avrebbe preso una forma differente. Gli articoli finiscono col dire non ci abbiamo capito mazza. Questo è l'aspetto scientifico. Quindi noi ci troviamo in qualche modo a dover, da una parte, circappianamente parlando, dare retta a Piero Angela, che se interrogato su questo fatto direbbe no, i crani allungati sono allungati perché noi li abbiamo allungati. Purtroppo le cose non stanno così. Per quale misterioso motivo? Questo. Ci sono due tizi, che sono quelli riportati in questo lavoro, che sono Ciuni e Rivero, che pubblicano nel 1951 in Spagna e nel 1953 in Inghilterra il loro libro scientifico che parla di un certo numero di cose, tra cui il ritrovamento di mummie incinte con bambini già sviluppati dentro col cranio allungato. Quindi non è che il cranio vada allungato nell'utero della mamma. Te pare? E qui ce n'è una ricostruzione di uno di questi che è stato conservato, dice lo stesso autore, dei tre analizzati, in parte in Sud America, in parte in Egitto, se l'è portato a casa, ce l'aveva, ora che fine abbia fatto, perché gli autori sono morti, questo non lo so, però c'è questa cosa. Nel libro viene fatta anche vedere come agli altri due crani trovati, di cui il disegno è questo, siamo nel 1850, quindi facevano i disegni, ancora non le fotografie, potevano corrispondere ad una ipotesi di ricostruzione del viso. Questo invece è un invento piccolino, sempre di quel tipo, cioè preso dal mutuo della mamma, non mai nato, al museo, se non ricordo male, delle Hawaii, pensate voi. Crani allungati dappertutto. Chi se ne occupa? Un signore che ha il nome italiano, Marzulli, il cognome italiano, ma non è italiano-americano, il quale ha studiato in particolare e a fondo i teschi di Paracas. I teschi di Paracas hanno veramente dei problemi. Innanzitutto, vedete come è fatto un teschio normale? C'è una struttura che si chiama struttura sagittale. Bene, quella dei teschi di Paracas non c'è. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che quei teschi non fanno parte della razza umana, punto. Non c'è nessun'altra possibilità della razza umana che conosciamo noi ora. Non ho detto sono alieni, non fanno parte della razza umana che noi oggi conosciamo. Non vengono dall'Homo sapiens, non vengono dall'uomo di Neanderthal, non vengono dal Cro-Magnon, anche perché hanno il foramen magnum, il buco che sta qui nel cervello e che permette alla spina dorsale di entrare nel cervello, portando il midollo spinale a agganciarsi al nostro cervello, più piccolo, perfettamente esagonale e posto molto indietro. Certo, molto indietro. Se il nostro capuccione pesante, come te lo reggi, se non hai messo il foramen magnum più indietro rispetto a quello che abbiamo noi?
E c'è un altro aspetto, ovviamente, oltre, come avete visto, la cavità oculare è completamente diversa, la dentizione è diversa. I bambini piccoli che hanno questa caratteristica hanno denti che si sviluppano in un periodo di tempo più veloce rispetto a quello di un bambino di ora. La fontanella, che noi conosciamo, chiamata la fontanella, è molto più aperta rispetto a quella dei nostri bambini. Poi ci sono altri due buchi all'interno del cranio, che sono posti in questa posizione, che dopo un po' si chiudono, mentre degli adulti, questo tipo di adulti, non si chiudono mai. Quindi è qualcosa di piuttosto differente. Il DNA viene preso in considerazione, c'è una grande parte di questo DNA che è una parte simile, se non uguale, a quella del Perù, voglio dire, degli uomini che abitano in zone del Sud America, ma c'è una parte che è uguale a uomini che oggi e che allora vivevano tra il Mar Nero e il Mar Caspio. Dall'altra parte del mondo! Allora, andiamo a vedere nel Mar Nero e nel Mar Caspio che cosa ci sarà qui di tanto strano per cui ci sono delle persone che hanno lo stesso DNA dall'altra parte del Sud America. E troviamo una quantità di donne che sono queste costruzioni che abbiamo fatto vedere nella conferenza numero 1, vedete, che sono risalgono, secondo la scienza ufficiale, al Neolitico. Cioè, l'uomo della pietra era in grado di fare dei buchi nel granito rotondi perfettamente così. Non solo, ma ti sollevava queste pietre, che pesano decine e decine di tonnellate, non solo, ma le squadrava, non solo, ma le metteva d'incastro perfettamente stabile, in modo da poter costruire queste strade stanzette, di cui ho parlato nella prima conferenza che ho fatto in Emilia. A Cesena. Cominciamo a capire che i dolmen e i cani allungati potrebbero avere la stessa natura, sono gli stessi posti. Vedete, questo per esempio è un cranio allungato che abbiamo trovato in Crimea, piano, insomma, ve lo faccio vedere, è stato trovato in Crimea nel paesino dove è nato Vladimir Putin, che di crani allungati evidentemente se ne intende. Per dire, è dappertutto questa tipologia. Allora, cerchiamo di capire dove sono nel mondo i posti dove sono stati trovati i dolmen. Guardate, questa è una cartina su cui vi voglio mostrare alcuni particolari. Sono stati trovati i dolmen nelle regioni sostanzialmente in cui, o in quasi tutte, in cui abbiamo trovato i crani allungati. Vi ricordo che i crani allungati erano stati trovati anche qui, in quella zona che si chiama Corno d'Africa sostanzialmente. Tenete presente questa cosa. In India, vedete, c'è pieno in India, però in India non ci sono crani allungati, ci sono solamente donne. Che strano. E poi nella costa africana del nord, in tutta l'Europa del nord, vi posso assicurare che questa è una cartina non completa, perché dolmen sono stati trovati in Cina e in Russia, le cui fotografie ho fatto vedere nella conferenza scorsa, quindi in tutte le parti del mondo, anche quelle su cui non abbiamo parlato, insomma non vengono mostrate dalla cartina. Il fatto che questa cartina non mostri certe cose è perché ovviamente è incompleta, ma anche perché ci sono dei posti nel mondo dove queste cose non è che non ci sono, nessuno le è andato a cercare. Quindi ragioniamo in questo, che è il modo corretto di vedere le cose. E chiaramente qui ci dobbiamo fare un certo numero di domande. E le domande che ci facciamo sono: ma guarda che strano, il posto dove ci sono i dolmen, dove ci sono i teschi allungati, tranne in India, sono un po' dappertutto. Quindi bisogna verificare la presenza di questi luoghi dove anche le piramidi in qualche modo sono state costruite e dove si parlava un certo tipo di linguaggio. Cominciamo prima del linguaggio a vedere i posti dove ci
ci sono le piramidi. Non vi starò ad elencare le piramidi d'Egitto, le piramidi sudamericane, le piramidi jugoslave, le piramidi cinesi. Lo sappiamo tutti che lì ci sono piramidi. Me le fai cercare in quei posti in cui non l'ha mai cercata nessuno? Ecco, e scopriamo che queste piramidi sono per esempio in Indonesia. In Indonesia c'è questa piramide, nessuno sa assolutamente a cosa serve, nessuno sa chi l'ha costruita, è da lì da sempre. La terra più gelida del mondo, l'Antartide. Si figurati se in Antartide ci sono queste cose qui. Vai a vedere su Wikipedia. Wikipedia ti dice no, non è vero niente. Guardate, le pagine di Wikipedia l'ha scritta il CICAP. E già, da questo punto di vista, tutte le volte che dovete scegliere qualche cosa di scientifico, non andate su Wikipedia italiano, andate su Wikipedia in lingua spagnola o in lingua inglese, che almeno sono un momentino più seri, ma strappate le pagine di Wikipedia italiano. Perché ci sono scritte delle cazzate abominevoli, un giorno facciamo un convegno solo su Wikipedia italiano. Perché c'è scritto, le piramidi sono, la struttura piramidale è una struttura a bassa energia. Cazzo vuol dire? A bassa energia, e cioè che la natura non può aver fatto da sole. Tanto è vero che Wikipedia mette due link, voi andate a vedere questi due link, vedete? Sono montagne a forma di piramide. Andate a vedere questi due link e scoprite due montagne che con le piramidi non c'hanno nulla a vedere. Lasciamo per un attimo l'Antartide da una parte, ci torniamo dopo per un approfondimento. Però ecco che siamo qui in Nuova Zelanda. Nuova Zelanda, le piramidi, certo, c'è una spianata gigante dove non c'è nulla per migliaia di chilometri e c'è questa roba qua. Figurati, questa è una roba che ha forma di piramide, ma semplicemente perché i piccioni ci hanno calato sopra per anni a forma di piramide. Così, è la scienza ufficiale che dice così. C'è un piccolo problema, ma veramente piccolo, che accanto a queste piramidi sono state trovate delle strane cose, delle pietre carotate in questo modo, pietre, insomma, granito. Le vedete questi buchi qua, questi fori? Ma noi li abbiamo già visti da qualche parte. Dove? Li abbiamo visti a Huamuncu, in America Latina. Li abbiamo visti nella piana di Giza. Ve ne faccio vedere alcuni. Vedete? Qui siamo a Giza. Qualcuno ha pensato, qui siamo a Huamuncu, vedete? Qui proprio una roba idraulica, cioè entra da una parte e esce dall'altra. Capite perfettamente, là sopra siamo sempre a Giza, quella specie di fiorellino. Capite una cosa fondamentale, che non ci vuole uno scienziato per capire che non è stato un cartaggio. Non puoi girare una cosa così e fare sto buco, anche se ci sono delle sottili rigature all'interno. Di questo ne parleremo in delle prossime conferenze, se mai. Perché se no, quel giglio lì con tutti i fiori non lo puoi fare. Quindi deve essere stato fatto in un altro modo. Allora ci sono dei lavori scientifici che si insistono per dire che è stato fatto in qualche modo che noi non sappiamo, ma con qualche cosa che girava. Non è così. Il buon senso te lo dice. Vai a fare una ricerca e scopri che invece l'hanno fatto in un altro modo. C'è scritto tutto in letteratura, solo che vanno trovate queste cose. Quindi in Nuova Zelanda, quei buchi che si trovano vicino alla caata di piccione a forma di piramide, vuol dire che sono buchi che sono stati fatti nello stesso modo con cui gli egiziani foravano i loro megaliti. Cominci a comprendere che siccome questo lo facevano vicino alle piramidi, allora anche quella cosa lì in Nuova Zelanda si trova vicino alle piramidi. E 2 più 2, purtroppo per il CICA, non fa 19. Australia. Ma chi l'avrebbe mai detto che in Australia c'erano delle piramidi? Ci sono delle piramidi. Vedete, questo autore nel 2009 ci scrive un libro, nel suo libro c'è scritto chiaramente, guardate che noi non abbiamo capito niente di quella che è la vecchia storia dell'Australia. Tanto è vero che abbiamo i giganti, le ossa giganti, resti di pitture, di mani a 6 dita, teschi allungati e che più ne ha più ne metta. Quindi facciamoci qualche domanda, no? Qui lo stesso siamo all'isola di Mauritius. All'isola di Mauritius ne abbiamo 7 di queste piramidi. Ci sono sempre state, nessuno sa a cosa servono. L'isola di Mauritius, da un'altra parte del mondo. Vedremo che tutte queste parti del mondo hanno però una caratteristica in comune. Se noi troviamo la caratteristica in comune abbiamo trovato qualcosa, no? La Manà, questa è una piramide dell'Ecuador che è notissima. Non è una montagna, è una montagna
fatta così perché sei fatta da sola. Purtroppo ai piedi di questa montagna ci sono reperti, ossa, manufatti, cose che fanno pensare che questo fosse in realtà un luogo di culto, guarda caso, stranamente a forma di piramide. Ma l'Ecuador è noto per ben altro. La penisola di Kola, ma chi l'avrebbe mai detto che nel nord Europa, nella penisola di Kola, guardate altre due immagini, ci fossero cose del genere. Ho trovato anche recentemente, che non ho aggiunto qui perché l'elenco poteva durare fino a domani mattina, una di queste costruzioni in Russia, che si vede chiaramente, insomma, sono andato a informarmi a vedere che si tratta di cose non naturali, ma perfette, a forma di piramide, delle grandezze della piramide di Cheope, sostanzialmente, però in Russia. Ma che strano! Guardate, la penisola di Kola sarà molto importante, perché noi comprenderemo come quella zona è legata al mondo della piramide di Giza, o Giza, che dir si voglia. Sì, vi avevo detto, saremmo tornati in Antartide, perché questa cosa vede il CICAP della Wikipedia che dice delle cose che non sono consistenti, poi le cose vanno dimostrate, no? E allora l'unico modo per dimostrarle è lavorarci sopra. Quindi io ho fatto una cosa, ho detto, facciamo finta che le piramidi dell'Antartide non ci interessano. Vogliamo andare a vedere se sotto il mare, nelle coste dell'Antartide, che è un'isola grande, grande, c'è nel mare, sotto il mare, qualche struttura piramidale. Perché magari in un tempo alcune di queste zone erano fuori dal mare, o perché il mare era più basso, o perché il terreno era più alto, per te, ma se fossimo fortunati troveremo veramente qualcosa che è a forma piramidale, allora non ci potrebbero dire più che le piramidi in Antartide non ci sono. E abbiamo passato un po' di tempo, in valle così, a cercare con Google metro per metro attorno alla Antartide. E quello che abbiamo tirato fuori è questo. Guarda. È una piramide, è fatta a piramide, è perfetta, ce ne sono due, si vede male perché c'è la luce dietro, però nel libro e poi nello slide lo vedrete bene, è una piramide precisa, perfetta, e si trova a queste coordinate qua. Ora sicuramente qui non la potete vedere, io la vedo perché ho gli occhi della coscienza, nel senso che ce l'ho davanti sull'iPad e voi lo vedo bene. C'è una zona rettangolare che si vede chiaramente dove queste costruzioni sono state incastrate. Quella strana righetta nera che vedete sulla seconda piramide, quella più piccolina, è dovuta a Google che ha incollato male in quel punto, gli succede spesso, i due fotogrammi, quello di sopra e quello di sotto. Quindi non è che un fotomontaggio. Potete andare voi a vedere a queste coordinate e a controllare dove stanno queste costruzioni. Stanno lì, in quel punto lì. Vi faccio il riassunto geografico delle puntate precedenti. Vedete quello schizzo di ghiaccio che va in alto, in verticale? Là sopra c'è l'Argentina, con la Terra del Fuoco. Questo vuol dire che qui, in questa direzione, c'è l'Oceano Atlantico, in questa direzione c'è l'Oceano Pacifico e in questa direzione c'è l'Oceano Indiano. E questa è una grande isola in mezzo al mare. Detto questo, cioè compreso sostanzialmente che le piramidi le troviamo negli stessi posti identici del mondo dove ci sono i grotti, le troviamo negli stessi posti dove ci sono i teschi allungati, porca puttana, ma ci sarà un motivo. E in Antartide ci sono queste cose, bisogna fare 2 più 2, e 2 più 2 non fa 19. Guardate questa ricerca che non è stata ancora interamente pubblicata. Questa ricerca, secondo gli autori, collega un certo numero di monumenti, un po' meno di 400, il cui 95% sono piramidi, che si trovano in tutto il mondo, e prende alcuni di questi monumenti che sono a destra e l'altro a sinistra della Groenlandia. Con una analisi al computer, loro dichiarano precisa lo 0,0001%,
hanno fatto i calcoli e hanno visto che il gruppo di piramidi a destra e a sinistra mira tutta in un punto. Ma che strano, ma non finisce lì, perché hanno trovato altri quattro gruppi di monumenti, che li vedete sostanzialmente nell'animazione, vedete, che fanno la mira, puntano verso altri quattro gruppi precisi che scendono lungo questa strana verticale. Cosa dicono questi signori? Questi signori dicono: l'asse della Terra, l'asse geografico, si è spostato nel tempo e i costruttori delle piramidi si sono adattati nel tempo allo spostamento di questa cosa. E siccome volevano che questi, per quanto motivo loro, puntare, costruire questi grossi monumenti sempre che mirassero verso un punto preciso che era il nord geografico, hanno nel tempo, migliaia di anni, costruito, man mano che si spostava sto coso, cioè l'asse terrestre geografico, hanno cambiato la costruzione delle loro piramidi adattandole allo spostamento dell'asse terrestre. La scienza ufficiale cosa dice? Ah, è 90 milioni di anni che l'asse terrestre non si sposta più. Se c'è stato uno spostamento, sarà stato uno spostamento di pochi metri in 90 milioni di anni. Purtroppo le cose non sono così, e quindi la scienza ufficiale sbaglia, e vi dico subito perché. Ma sbagliano anche gli autori di questo lavoro, perché non si sono resi conto che ci sono delle discrepanze nel loro lavoro, cioè tutta l'analisi delle diverse glaciazioni, che non tornerebbero con questi spostamenti. Se ce l'avete voglia, andate a leggere questo articolo, che è piuttosto complicato, ma soprattutto vi leggete, se ce l'avete voglia, questo, che è ancora più complicato. Ma io l'ho letto per voi. Cosa c'è scritto in questo articolo che potete scaricare qua? C'è scritto che è il polo magnetico che si è spostato tra i 36.000 anni e i 13.000 anni, perché prima ha fatto un giro di tutto il globo, è tornato su se stesso più volte. Ma se uno va a leggersi le tabelle, scopre che nell'ultimo periodo di tempo, cioè negli ultimi almeno ultimi 26.000 anni, io dico con più sicurezza da 36.000 a 13.000 anni, l'asse magnetico si è spostato proprio facendo quel lavoro che avete visto fare ai punti di incrocio delle piramidi costruite a destra e costruite a sinistra nel mondo. Si è spostato l'asse magnetico, non l'asse geografico. Questo lo avevamo già visto quando avevamo detto che la piramide, ma tutti lo sapete, è costruita quasi perfettamente con 0,1 primi di errore verso il polo magnetico, che non è il polo geografico. Che differenza c'è tra il polo magnetico e il polo geografico? Il polo magnetico, innanzitutto, da che cosa è dato? Non lo sa nessuno. Ci sono delle ipotesi, cioè è la sfera di ferro bollente a 5.000, insomma, fluido a 5.000 gradi, che ha perso completamente il suo magnetismo e quindi non dovrebbe dare un magnetismo, se non un magnetismo di seconda mano, diciamo così, residuo, per altre motivazioni, sulle quali peraltro la scienza si arrampica come sui vetri, però diciamo si tende a pensare che il campo magnetico sia dovuto, e l'asse magnetico mentre si sposta sia dovuto a questa palla di ferro fuso dentro. La palla di ferro fuso che cosa fa? Sta lì e gira, e quindi ti darà un campo magnetico, non lo so. Ma se io tratto la Terra come una sfera dell'albero, sai quelle bottiglie dell'albero di Natale, dove c'è dentro la neve, no? Te prendi questa sfera in mano per un attimo, che è la Terra, e bruscamente la giri. Quello che vedi è che con un attimo di ritardo la roba dentro si muove. Quello che succede è che quindi il campo magnetico è un misuratore possibile che ti dice quando il campo geografico si è spostato. Il campo geografico tu non lo puoi vedere, il campo magnetico lo puoi misurare. Come lo misuri? Per esempio, fino a poco tempo fa si misurava guardando la direzione dei cristalli di basalto che uscivano dal buco.
Il basalto si raffreddava, nel raffreddarsi il basalto si orienta e che sta in basalto si orienta verso il campo magnetico del pianeta. Quindi sapendo quando quel vulcano ha eruttato, che sai che in quel momento il campo magnetico stava lì. Ora non si usa più questo sistema, ma si usa la percentuale isotopica di un gas raro di un lago della Turchia, che ha dato dei dati più precisi. Andate a leggere il lavoro, se ce l'avete voi, ve lo guardate. Ma quello che si scopre, quindi, i dati sono veri, non sono incontrovertibili, scoprite che se la Terra è stata colpita da un pezzo di roba, la sua quantità di moto ha subito una variazione. Siccome c'è una certa serie di teoremi, tra cui uno che dice che la quantità di moto in fisica si deve conservare, la palla di ferro dentro liquida ha cominciato a muoversi un po' per attrito, un po' per compensare la quantità di moto, con qualche secondo di ritardo, cioè centinaia di anni magari, e ancora si sta muovendo proprio perché c'è stata una botta di quel tipo. Quindi, prima c'è la botta di una qualcosa che è cascato sulla Terra, e sappiamo che 36.000 anni fa la geologia ci dice che un evento di quel tipo è accaduto. Non solo ce lo dice la geologia, ma ce lo dice anche la leggenda. Ma la leggenda chi se ne frega? La leggenda è importante, è la storia dei testimoni che hanno detto e scritto delle cose. Perché non ne vuoi prendere in considerazione questa cosa qui? Perché non ti fa comodo? No, lì ci sono e l'hanno detto che le cose stavano così. Quando non c'era la luna, quando c'era un'altra luna piccola. Queste sono le leggende che noi troviamo in tutte le parti del mondo, dall'Africa all'America Latina. Guarda caso, in quel periodo il campo magnetico subisce uno spostone. E sostanzialmente negli ultimi 20.000 anni ecco che segue esattamente quel percorso che abbiamo visto in quel lavoro scientifico. Allora, abbiamo visto cosa succedeva alla costruzione delle piramidi. Vi ricordo che le piramidi, i teschi allungati, i dolmen, sono costruiti tutti nello stesso posto dove sostanzialmente si parlava una stessa lingua. Come si fa a dire che si parlava la stessa lingua? Perché hanno fatto i linguisti degli studi e hanno detto che in quasi tutte le parti del mondo che io vi ho citato si parlava la lingua indoeuropea. Come? Gli indiani nobili parlano l'indoeuropeo? Cioè, che ti sembra strana questa cosa? Andiamo, perché questa ricerca è importante? È importante perché alcuni, non so se alcuni di voi lo sanno o non lo sanno, nella piramide di Cheope, e qui torniamo a Ovo, ci sono due scritture lì dentro, una di cui oggi non parleremo, che si trova nello Z, in una delle stanze dello Z, cioè sapete quel filtro passabasso di cui si parlava prima. Lì c'è scritto, c'è una testimonianza che dice come le piramidi sono state costruite, quindi ne parleremo a Tieri, a Vicenza, dove tireremo fuori come le piramidi sono state fatte. Ma c'è un'altra scrittura più appariscente che è proprio all'entrata della piramide. C'è quella roba lì scritta lì sopra, su uno di quei due pietroni che servono a sostenere il peso, perché sennò l'entrata, che è piccola, crollerebbe sul peso di quello che c'è sopra, quindi ci vogliono degli architravi tremendi per tenere su sta roba. Allora, questo tipo di scrittura è stata identificata dai linguisti, lo trovate qui il sito, che dice questo. Nell'Iberico. Iberico? La penisola iberica non era la Spagna. Cosa ci fa un scritto iberico sulla piramide? E l'iberico, ve lo voglio ricordare, è una lingua che deriva da quel ceppo che è poi la valle dell'Indo. Indo-ariana. Indo-europea e prima ariana. Cosa ci fa l'iberico sulla piramide? E soprattutto, come mai l'iberico viene considerato il gruppo linguistico più vicino, cioè che ha subito meno trasformazioni della lingua originale, che era quella che si parlava nella Valle dell'Indo? Ma se è quella più lontana dalla Valle dell'Indo, buon senso, c'è qualcosa che non torna. Cosa dice la traduzione? Secondo i traduttori, il luogo in cui si trova l'eternità, a me tornerebbe.
Il luogo in cui si trova l'eternità è il luogo in cui il faraone non viene fatto morire, ma viene fatto rigenerare. Potrebbe essere anche una buona... io non sono un linguista, non sono in grado, non ho i prerequisiti di tradurre, però il linguista per me mi ha tradotto così. Mi tornerebbe questa cosa, ma non è l'unica possibilità di tradurre. Un'altra possibilità, che sembra un'altra, ma poi è sostanzialmente la stessa, è la seguente. Si tratta di proto-sanscrito. Proto-sanscrito. Però torna. Perché? Perché nella penisola iberica si parla la lingua più simile al sanscrito, sostanzialmente come radici. Quindi il fatto che qualcun altro abbia detto che si tratta di proto-sanscrito mi può anche tornare. E siccome chi l'ha detto è uno dei più grandi sanscritisti del mondo, un professore dell'università tedesco e anche che è stato consulente del Ministero per la Pubblica Istruzione in Germania, ne devo tenere conto. Ora lo vedremo poi chi è questo signore. Che traduce in quest'altro modo, sostanzialmente in un libro che ora vi faccio vedere, la traduce in quello, noi potremmo tradurla insomma, letteralmente dal maschile, dalla forza maschile, roboando nasce il femminile, dalla forza maschile il femminile, dalla forza maschile il femminile, lo spirito che in qualche modo cerca di condizionare la parte animica. Vedete, questo in sanscrito è il simbolo della yogi. La yogi, cioè la parte sessuale femminile. La parte maschile è il lingam. Lingam e yoni costruiscono un aspetto che in India ha un significato preciso nella valle dell'Indo. Su questo andate a vedere la conferenza precedente su cui ho posto l'attenzione, la vostra attenzione qui sopra. Chi è questo docente che dice tutto questo? E perché lo dice? Ecco, il docente è questo signore qua, lo vedete? Qui c'è tutto il suo curriculum praticamente e qui c'è un libro che due signori hanno scritto rifacendosi alle ricerche di questo signore qua. Lui sosteneva una cosa fondamentale che c'è scritta nella prima pagina del libro. Una volta c'era una sola cultura, una volta c'era un solo linguaggio, una volta tutti parlavano la stessa lingua. E questa lingua era quello che veniva prima del sanscrito, cioè il proto-sanscrito. Ma gli iberici che stanno laggiù, cosa hanno a che fare? Perché guardate che il sanscrito nasce nella valle dell'Indo, quindi non è neanche una lingua indiana, è una lingua pakistana. La valle dell'Indo è sostanzialmente Harappa, Mohenjo-Daro, quelle sette città che sembrano Pompei, solo che c'hanno 7.000 anni di cultura prima di Pompei, pensate. A Mohenjo-Daro c'era l'acqua portata automaticamente fino al terzo piano e tutte le case erano piastrellate. C'era il cassonetto della spazzatura, il posto per il cassonetto della spazzatura ai lati delle strade. Questo era Mohenjo-Daro, per darvi un'idea. Nasce qui. Va bene, ammettiamo che io ho fatto una bella migrazione. Nel tempo sono andato prima nel posto dove c'è il Tigri e l'Eufrate, dove c'è la cultura di Enki ed Enlil, i due dei che allora governavano, poi mi sono spinto fino alla Turchia sostanzialmente e poi mi sono attraversato tutto il Mediterraneo, ma nel frattempo ho perso la mia origine linguistica. E infatti si vede. Si perde l'origine linguistica, lo guardate con i colori. No, poi in fondo arrivate lì dove ci sono i baschi, e i baschi sono la strana popolazione, che non si sa da dove viene, che ha una caratteristica fondamentale. Parla di questo linguaggio che dovrebbe essere vicino a quello della valle dell'Indo. E c'ha un LH negativo, più alto del mondo. Strano, no? 2 più 2 non può fare 4. Dobbiamo trovare una soluzione a questa cosa. Quale potrebbe essere, quindi, esistere il rapporto che c'è tra l'iberico trovato sulla valle dell'Indo e tutte le elucubrazioni sostanzialmente che noi abbiamo fatto finora? Questa era una domanda da porsi. E allora, per porsi questa domanda, siamo andati a vedere dove si parla l'indo-europeo, secondo i linguisti. E cosa troviamo? Gli stessi posti che avevamo messo in evidenza per le altre cose.
dove si trovano le piramidi. Le prime piramidi, vi ricordo, si sono trovate qua, si trovano qui, sono le piramidi del Regno del Sud, dell'Antico Egitto, dove si trovano tutte schialungati. E in Australia, proprio nella zona dove si sono trovate le qua, qui, dove si sono trovati i teschi allungati, non in India, vedete? E in Cina, in Russia, in tutte quelle zone dove ci sono le piramidi del Sud America. Qualcuno ti dice, no, perché questa lingua indoeuropea si è riempita l'America del Nord e del Sud, perché ce l'abbiamo portata noi la lingua, con lo spagnolo e con l'inglese. No, guardate, non ci confondiamo. Questi sono studi fatti sulle lingue originali, sulle lingue madri. Interessante. Allora, la ricerca scientifica, come dicevo, si fa con il buon senso, quindi bisogna cercare di capire questa cosa. Andiamo a vedere le migrazioni su base DNA della popolazione e scopriamo che secondo la scienza ufficiale l'uomo è nato in Africa, appena nato ha cominciato a correre, è andato in America del Nord, passando chissà da dove, e poi anche in America del Sud, poi è tornato nella valle dell'Indo per farsi un po' di cultura e poi è ritornato in giro nel mondo per trasportare quello che sostanzialmente è il suo linguaggio e la sua cultura. Allora, cioè, la ricerca si fa con il buon senso, no? Se no, si può pensare che se io prendo una pulce e la pulce gli piace saltare, pim, 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 allora quando la pulce gli togli le gambe, puoi sostenere scientificamente che la pulce non ha più voglia di saltare. Non è così. La pulce non può più saltare. Questo è il sistema che usa magari qualcuno oggi che ci può mettere la mascherina. Non è cambiato tanto. Siamo allo stesso livello di allora. In considerazione questa cosa, lo so, sono contento, voglio dire. Cerchiamo di capire di più, facciamo 2 più 2 e qui scopriremo qualche cosa che, se fosse vera, ha veramente dell'allucinante. Noi abbiamo trovato scritture, noi l'uomo ha trovato scritture geografiche in tutte le parti del mondo dove ci sono i dolmen, le piramidi, i teschi allungati. Guardate, qui siamo in Australia. Come in Australia ci sono i geroglifici? Sì, ci sono 2 pareti, questo è un posto salvaguardato, ci sia un museo all'aria aperta, si entra, si paga per visitare queste cose. Qui c'è il solito dio egiziano con il sole, vedete lì quella pallina tonda con il buco nel mezzo, state attenti che poi lo riprendiamo quello lì, che ci serve, con la croce Ankh, la croce della vita in mano, solo che siamo in Australia. Cosa dice la scienza ufficiale? No, 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 gli egiziani in Australia non ci sono mai stati, quindi quelle cose lì sono false. Sono false perché un giorno di lì passava un soldato americano, che in questi tempi sono stati americani, che trovi anche nelle mutande, se lo stai attento. C'è un soldato americano che, siccome era malato, era all'ospedale di Sydney, non si sa che malattia avesse, è in libera uscita, è uscito a 60 km da Sydney, questo posto si trova, siccome sapeva l'antico egizio, si è messo a scolpire sulle pareti questa roba. Dice così, cioè, è scritto sui lavori scientifici dei linguisti questa cosa. Te dici, no, dai, ma per favore, no, non è possibile, non... Ma prendiamo in esame un altro posto dove sono stati trovati i geroglifici, ed è in Ecuador. Questo è Padre Crespi. Padre Crespi, quando arriva lì, gli indigeni del posto gli fanno vedere, con cui aveva fatto ovviamente amicizia, gli fanno vedere montagne di reperti trovate. Si parla dai 30.000 ai 33.000 reperti, dove ci sono lastre grandi così e alte così, pirame, su cui ha geroglifici egizi, sostanzialmente sono due egizi, o di quel tipo, molto simili. Scrittura cuneiforme,
Quindi Tigri e Eufrate, stiamo dall'altra parte del mondo, c'è là il racconto di un popolo strano che costruiva piramidi, che c'è la traduzione, è tutto pieno di disegni con le piramidi. Padre Crespi chiede al Vaticano il permesso di farci un museo. Fai il museo, ci metti dentro tutti questi pezzi, 2 mesi dopo il museo va in fiamme. Però i pezzi sono talmente tanti che sono stati conservati e ora c'è una banca del posto che tiene in parte questo materiale e le parti di Tigri se lo sono ripreso. Io stesso ho avuto modo di vedere un leoncino d'oro che è stato trovato lì, secondo la testimonianza di chi me l'ha detto, che è una signora che veniva per la badante d'Italia e il papo abitava lì e faceva il tombarolo. Dice, siccome metti la mano lì dentro, per terra trovi di tutto di più, non ci d'oro, che questa signora ha portato al suo datore di lavoro per ricompensare il piacere che lui gli aveva fatto. E l'ho anche fotografato, quindi cioè, la gente del posto che ti racconta queste cose, sostanzialmente, quindi c'è una testimonianza diretta, se volete. No, è tutto finto. Porca puttana, ma 33.000 reperti, uno che si mette a fare una cosa finta e poi sai quanti soldi ti devi spendere per costruire tutte queste lastre di rame? Che il rame costa un casino di soldi. Ti metti lì e ci va vita, perché per fare 33.000 reperti scritti in antico egizio ci vuole un po' di tempo, però sicuramente non è tutto finto. Nell'Illinois, vi ricordate quel testo che facevo vedere nell'Illinois, Iowa? E nell'Illinois c'è questo signor Barros che passando un bel giorno dal Grand Canyon ha trovato una grotta, dentro questa grotta c'è un mondo fatto di piramidi, fatto di geroglifici, fatto di tombe antiche, tipo egiziane, cioè quei sarcofagi dentro, dove ci sono ancora le scritture. Chiamiamole egiziane, chiamiamole cuneiformi, chiamiamole proto sanscrito. Lo vediamo fra un attimo ancora meglio, ma anche qui si tratta di migliaia di reperti che vengono dati in pasto ai giornali, che vengono dati in pasto agli esperti, vengono fotografati, ci scrivono dei lavori scientifici. Lo Smithsonian Institute dice no, è tutta una cazzata, non è vero niente, ma siccome Barros aveva un po' ci voleva fare i soldi, un po' aveva paura di essere screditato, perché aveva capito che le autorità non volevano che si parlasse di questa cosa e c'era un motivo sostanziale, non aveva mai rivelato il posto dove questa grotta era. Il fatto è, se ne è interessato anche Fondani, che c'è scritto un libro sopra su questa roba qua, il fatto è che questo signor Barros muore. I reperti un po' scompaiono, poi rimangono in casa di qualche scienziato che se ne è tenuti in parte, ma il problema strano è che l'FBI americana ha circondato la zona e non fa entrare nessuno. Cioè, è ancora oggi, è strana questa cosa, no? È vero che i monti e le vallate circostanti hanno dei nomi americani, ma gli antichi del popolo, quelli che abitavano lì, chiamavano questi posti la montagna di Ra, il tempio di Hathor, eccetera, eccetera. Ma che strano! Le confermo che si chiamano ancora così. Assolutamente, certo. No, ma come turisti, alcuni turisti sanno che li chiamano così. Assolutamente. Quindi c'è qualcosa di strano. Già, e questa roba è proto-sanscrito, come diceva il docente tedesco, il quale riporta nel libro queste traduzioni, che poi vi andate a leggere con calma, non è compito nostro capire cosa c'è scritto lì, non ci interessa far vedere che ci sono i geroglifici, che sono però geroglifici che hanno qualche cosa di in comune al proto-sanscrito e al cuneiforme. Dovremo capire oggi perché. Qui siamo nel Michigan. Vedete, questa è la fotocopia della pagina iniziale di un libro che mostra proprio questa tipologia di disegni e potete vedere i cuneiformi, potete vedere anche i disegni geroglifici in cui l'unica cosa che cambia sostanzialmente è la figura degli esseri umani, che invece di essere di natura egittoide sono con i labbroni, con il nasone, cioè dell'America Latina. Sembrano esseri che abitavano la stirpe della verità, chiamiamoli così. Ora, anche qui si parla di 20.000 reperti,
Questa storia sostanzialmente nasce perché a metà del 1800, come si vedeva lì, antichi film, Bonanza, si partiva con le carovane, ti davano il via, io ero un bambino piccolo, c'erano questi colossi americani che facevano vedere che gli americani andavano a colonizzare i posti dove avrebbero poi preso il terreno che sarebbe diventato loro, alcuni si sarebbero interessati di pastorizia e altri di coltivazione dei campi. E poi nasce la lotta storica tra chi coltivava il bestiame e chi invece coltivava le verdure. Sostanzialmente quella era la storia che ci raccontavano i vecchi film americani, con John Wayne. Beh, che io lo so che quando dico John Wayne so solo io chi è John Wayne, perché voi siete più giovani, ma John Wayne sa anche che cazzo è. Però era una cosa che mi succedeva anche a lezione con gli studenti. Che scena per me. Cioè, uno si sente spiazzato veramente il tempo, dice dove abito, dove sono, chi siete voi? Cioè, bene, questi sono arrivati sul posto, i coloni, e hanno cominciato a scavare, scava di qua, scava di là, hanno trovato un sacco di roba che non sapevano di che cosa farsene, e a un certo punto sono nati diversi musei locali in cui dentro c'è più di 20.000 reperti di roba che non si sa assolutamente da dove vengano. Molti libri sono stati scritti. Questa è roba che è uscita in America, però nessuno la va a leggere. Questo libro, in ogni capitolo, è stato scritto da un ricercatore. C'è un capitolo interessante che parla proprio degli artefatti del Michigan. Siamo nel 1961, ve la racconto brevemente perché è troppo simpatica questa cosa. Due preti mormoni, della chiesa dell'ultimo giorno, come cavolo si chiama, non lo ricordo più. Church of Jesus Christ of Latter Day, delle cose strane che sono andate. Se vogliono complicare la vita, che cazzo. E vengono questi due pastori affidati a un paese. In quel paese c'è un prete, che è un prete protestante, però di un'altra tipologia, vanno a cena insieme, perché questo è anche un professore molto culto, a scuola, e si mettono a parlare a tavola della loro religione, quindi della religione dei mormoni. La religione dei mormoni, ve lo ricordo, c'è John Smith che dorme, gli si apre la stanza e gli compare l'angelo Moroni, o Moronai, che dice a John Smith, guarda che te sei discendente della tredicesima tribù degli ebrei che hanno passato il deserto, hanno passato l'oceano e sono venuti qua in America per fondare la loro colonia. Di questo si è perso il ricordo, però se vai in quel monte lì particolare, scavi, troverai tutti i reperti necessari. John Smith fa questo. Per chi fosse interessato a capire che cosa sta succedendo, io ho scritto anche questo episodio con più particolari in un libro che si interessava dei fenomeni BVM, le apparizioni della Beata Vergine Maria. Scoprite che questo angelo Moroni si interrompe nella sua registrazione per 5 volte e si riaccende la luce, riparte la registrazione come se fosse proprio un tape, una cosa finta sostanzialmente. Andate a vedere che capite che c'è qualcosa dietro che non torna. Insomma, il signor John Smith va, trova questi reperti che sono ancora una volta tutti segni strani e lui fa la testimone di questa cosa, lo dice a tutti, si fonda la religione dei mormoni americana. Il prete che sta ascoltando questa cosa dice agli altri due, ma io in cantina della mia chiesa c'è pieno di questa roba. Così tutti finiscono di mangiare, vanno a vedere nella chiesa e scoprono che ci sono proprio queste tavolette di rame, di metallo, con tutti i segni geroglifici, cuneiformi. Allora, i mormoni pensano di aver trovato quelle che erano poi state perdute, le vestigia della loro antica storia a cui si rifaceva sia l'angelo Moroni che John Smith. In realtà noi non sappiamo assolutamente di che cosa si tratti, però sono pezzi che vengono trovati in tutte le parti dell'America. E poi alla testa d'oro c'è la storia dei Micmac. Allora, ci avete pensato come è fatta l'America del Nord? Canada. Ai confini col Canada c'è la tribù dei Micmac. I Micmac non sanno una parola scritta, non scrivono come tutti gli altri, dagli Opi ai Dakota, nessuno ha la scrittura.
Però per comunicare con gli altri loro amici delle tribù vicine, staccano delle cortecce degli alberi e ci fanno sopra degli strani disegni. E questi disegni gli servono per capirsi. Quando arrivano i gesuiti nella zona dei Micmac, la prima cosa, perché i gesuiti sono fissati su questa cosa qui, che vogliono fare è insegnare le preghierine ai poveri Micmac, i quali se ne sbattevano delle preghierine dei gesuiti, ma i gesuiti sono fissati con questa cosa, proselitismo, no? E allora il problema era capirsi. E come si fa? Bisognava imparare la loro lingua, quindi i gesuiti, che sono certosini da questo punto di vista, imparano la lingua e scrivono due libri più una serie di manoscritti, oggi conservati in una università canadese, e dove trovate tutte le preghiere del cattolicesimo scritte in geroglifici egizi. Già, perché i disegnini che i Micmac usavano erano geroglifici egizi. Cosa ci fanno i geroglifici egizi nell'America del Nord con quel freddo che c'è, dico io? Ci sono andati con le barche di papiro. Hai presente le barche di papiro? Te vai lì, che problema c'è? Sono andati anche in Australia a questo punto con le barche di papiro, quindi potevano andare anche da qualche altra parte, no? Anche sulla Luna, un giorno trovi barche di papiro sulla Luna. Quindi capite che c'è qualcosa di strano. Questa è la cartina di tutti i posti dell'America del Nord dove sono stati trovati geroglifici. Studi che credo risalgono al 2017, questo è il mondo moderno, 2017. Allora, questi geroglifici non è che sono stati trovati un po' qui, un po' lì, che sono qualcuno che ha voluto fare il senso, qualcuno che ci voleva guadagnare, qui risiamo al solito con il crop circle, chi ha costruito il crop circle? Erano due vecchietti che si divertivano la mattina in pensione a costruire il crop circle. Poi c'erano le moffette in amore anche, le moffette in amore che si sciugliavano tra di loro, come si dice a Napoli, e in qualche modo costruivano queste strane cose geometriche. E vabbè, questa è la situazione. Questi sono i geroglifici. E se te la guardi bene, questa mappa è la stessa mappa dei dischi allungati che vi ho fatto vedere prima. Allora capite che c'è una relazione tra tutte queste cose. Nulla di nuovo sotto il sole, ma i libri in America ne parlano, questo è uno chiaramente, ma ce ne sono tantissimi, cose che da noi non vengono reclamizzate queste cose, un po' perché io credo che sia un problema del mainstream, ovviamente, però se uno vuole andare a cercarsi le notizie, le trova. Non c'è nessuno, quasi nessuno che nasconde le cose, se non le nasconde in una marea di cose note, per cui per trovarle, insomma, ti devi impegnare, se no non trovi. Questo è l'albero linguistico. Praticamente noi l'indoeuropeo lo troviamo anche in Perù. Ma cosa ci fa l'indoeuropeo in Perù? C'è qualche cosa che non torna in questa situazione. Però possiamo ricostruire ancora una volta, con un po' di buon senso, quello che è la realtà dei fatti. Perché a un certo punto mi è venuta in mente una cosa. Ma come mai noi troviamo in tutte le parti del mondo geroglifici e la lingua parlata è praticamente una lingua che deriva dal sanscrito, e l'unico posto dove non troviamo questa liaison è in Egitto, dove i geroglifici c'è pieno, parlano solo quella lingua lì. E allora sono andato a vedere. Allora, voi sapete che i geroglifici sono stati interpretati da questo signore Champollion, il quale ha tradotto l'egiziano dal greco, perché ha trovato dei monumenti bilingue che da una parte c'era scritto in greco, dall'altra parte c'era scritto in figurinese, e quindi ha tradotto il greco e ha detto queste figurine vogliono dire questa cosa. Champollion, 140 anni dopo Champollion, arriva questo signore, Fernand Colombet, e ha detto, ma secondo me Champollion non c'è tanto, una mazza. E te lo dice in queste diapositive dove c'è scritto tutto, ma io te lo dico a parole, poi a casa con calma se vuoi te lo vai a leggere. Champollion fa, lo dice Colombet, non lo dico io, sostanzialmente due o tre errori fondamentali. Allora, dovete sapere che la lingua egizia è fatta di tre pezzi, che sono fonogrammi, cioè dei disegnini che vengono pronunciati, ideogrammi, dei disegnini che rappresentano qualcosa di fondamentale,
e dei determinativi. Gli determinativi sarebbero come noi oggi li chiameremo emoticon. Degli emoticon. Quindi se io ammetti che invece che dal copto, cioè dall'egiziano moderno all'egiziano antico, dovessi tradurre dall'italiano, facendo finta che l'italiano sia copto, all'egiziano antico, una parola come per esempio amore, la tradurrei così: disegnino di un amo, disegnino di un re con la corona e l'emoticon, un cuoricino, amo, re, punto. L'emoticon serve a identificare l'identificativo. Di che cosa stai parlando? Perché sennò questi due disegni da soli potrebbero essere interpretati in anche mille modi. Uno dei quali è un amo e un re che pesca. Per esempio, no, ci faccio il cuoricino perché sennò non posso sbagliare. Allora, cosa fa Champollion? Champollion sostanzialmente si inventa le vocali e dice: l'antico egizio è come l'ebraico, che non ha vocali, quindi nella mia traduzione le vocali me le invento. E sostanzialmente per convenzione noi usiamo le vocali di Champollion, che Champollion si è inventato. Prendendo una parola dal copto, che di solito cominciano con una consonante, e a questa consonante ci ha messo dietro una vocale. Ma sarà stato proprio così? Noi non lo sappiamo. Poi dice, l'egiziano, questa lingua antica fatta a figurine, è una lingua alfabetica. Non è possibile, perché la lingua alfabetica l'ha inventata, Giacobbe ha inventato, centinaia di anni dopo, l'alfabeto. Quindi non è possibile neanche questa cosa. E poi Champollion cosa fa? Fa un errore che abbiamo potuto fare tutti, cioè l'interpretazione delle figurine. Vi faccio vedere cosa voglio dire. Guardate, da una parte Champollion vede in greco ios eliou, cioè figlio del sole. Siccome compare un'altra figurina, che è quella figurina lì, vedete quella palletta col puntino nel mezzo? Dice, questa è come il geroglifico egiziano che abbiamo trovato in Australia, è il sole. Quindi siccome gli egiziani il sole lo chiamano Ra, quello è Ra. Poi c'è una papera adulta, bisogna che la papera adulta sia figlio. Quindi la papera adulta vuol dire figlio. Come si dice papera adulta? Si dice Sarin. Quindi, Ra vuol dire figlio del sole. Sarà in copto vuol dire tutta un'altra cosa, che non c'entra assolutamente niente. Dov'è l'errore di Champollion? Ha confuso una papera con un'oca. Non è una papera, è un'oca. Perché l'oca? Perché le oche, gli egiziani lo sapevano bene, vanno una dietro l'altra, dando il concetto di discendenza. E poi oca si dice sesce in copto. Sesce è uno scioglilingua che vuol dire sicuro figlio di, pensatevi, quindi sicuro figlio di sole, sicuro figlio del sole. Quindi tutte le volte che Champollion vede una papera, pensa che sia una papera, invece è un'oca, e con questo sistema si sbagliano tutte le traduzioni. Guarda che questa è una cosa importante. Perché? Perché qualcuno se ne accorge. Noi siamo praticamente in questa situazione. Quella ti dice, che cosa fai nella vita? E sono un esperto di geroglifici, allora mi puoi aggiustare il frigorifero. Questo è l'aspetto fondamentale. Noi siamo nelle mani di Champollion. Cioè, cerchiamo di capire bene se dietro la traduzione di Champollion, che pure serve una traduzione interessantissima, ha dei buchi grossi così, se si potesse vedere qualche cosa che non ha mai visto nessuno dietro i geroglifici. Ebbene, c'è un signore che la vede questa cosa, ed è questo qui, Andrea Fortunato. Ha scritto un libro, c'è un sito dove lui ha messo degli esempi delle sue elucubrazioni, e se Champollion avesse sbagliato, come leggere i geroglifici egizi usando il sanscrito? Ghiaccio stecchito nelle vene. Il sanscrito è una lingua che parlavano gli ariani. Il sanscrito è una lingua indo-ariana. Allora, anche i geroglifici egizi hanno a che fare con il sanscrito. Allora anche tutti gli altri geroglifici che sono in tutte le altre parti del mondo. Ecco perché poi
scompaiono questi geroglifici e compare una struttura linguistica che ha a che fare con una lingua proto-ariana. Ma come fa a dire una cosa del genere questo qui? Facciamo un paio di esempi, molto semplici. Questo ve lo leggete con calma se avete voglia, io ve lo riassumo. Champollion cosa dice? Il nome dell'Egitto è Khmer. Khmer, ve lo ricordo, è il nome che i copti danno all'Egitto, da Kimet, che è il limo del fiume Nilo, da cui viene fuori, pensate, chimica, come piccolo mondo a volte. E lui, Khmer, che si dice Khmer, lo vede scritto con queste figurine. Guardate, è troppo divertente, perché ci vuole il buon senso. Quindi facciamo finta per un attimo, noi non sappiamo nulla del geroglifico egizio, però permettetemi di dire che ci voleva poco a capire che questo amico si era Champollion si era un po' sbagliato. Allora, KM deve essere brandello di pelle di coccodrillo, con scaglie. Ti sembra un brandello di pelle di coccodrillo con scaglie, quella lì? Te dici, non è che io vedo i coccodrilli con le scaglie tutti i giorni, ma a me mi sembra un altro disegnino. Te lo ricordi? La papera e l'oca, qui siamo nello stesso problema. Questo deve essere, bisogna chiamarlo M, e che è una civetta, chiamiamola M, si vede che le civette si chiamavano M qualcosa. E la T, bisogna che la figlia con gli altri due disegnini, che sono un pezzo di pane sostanzialmente, e l'altro il simbolo di una città. Guardate quel simbolo della città, ne parleremo la prossima volta, è il simbolo della città di Atlantide, ma ancora non se ne è accorto nessuno. Ma quando parleremo del mito della città di Atlantide, perché è da lì che vengono i capoccioli allungati, ecco che verrà fuori il famoso segno dei tedeschi, la svastica, la città mitica con i due fiumi, uno di acqua calda e uno di acqua fredda, che si mettono insieme e che hanno fatto credere agli storici che si trattasse della Mesopotamia con il Tigri e l'Eufrate. Ma questa è un'altra storia. Andiamo avanti. Quella era la cioè, scusa, Ma i greci, che se ne intendevano di queste cose, non lo chiamavano Khmer, l'Egitto, lo chiamavano Egyptus o Egitto. Quindi, se fosse stato chiamato Egyptus o Egitto, allora Ae, questa sarebbe un'ara. Un'ala, non vedete che è un'ala? Che cazzo di scaglia del serpente? Si vede che è un'ala. G è una civetta, nell'interno della Garfagnana, la civetta si chiama così, perché loro parlano come i negri in Garfagnana. Ma in realtà questo linguista dice che il suono G, G, fa parte di tantissimi nomi di uccelli. E questa P e T sarebbe la P e la T, il sasso o la maci o la città. E allora dividiamola meglio, apriamo tutto. Ala, civetta, cioè animale legato, che si usava per la domesticazione della civetta. Quindi sottoposto a delle regole. Macina a mano, posto dove c'è il cibo. Il popolo, la città, ed ecco che Egitto è praticamente il vero nome che gli egiziani dicevano e che i greci avevano preso. E sostanzialmente vuol dire insieme, unione politica della città o del popolo. Questa cosa, Egitto, può essere così tradotta anche in sanscrito, perché le stesse parole tradotte in sanscrito assumono il seguente nome, Al-Kapatia. Ebbene, nel vocabolario Al-Kapatia vuol dire esattamente la stessa cosa che vi ho detto tradotta in egiziano, cioè città, posto, regno, dove ci sono delle regole fisse dentro delle persone che se vogliono nutrire ma già devono stare lì dentro e seguire le regole. Non solo, ma colpo finale di scena, Khmer, da dove deriva Khmet, per alcuni linguisti deriverebbe da Ut-Kap-Ta, cioè la casa dove ha lo spirito Ptah è il dio degli dei. Ma
ut capta è esattamente al captiat, ci assomiglia parecchio. E qui si conclude il cerchio, cioè i geroglifici egizi si possono tradurre in qualche modo con l'antico sanscrito, e questo perché dentro c'è la struttura della lingua sanscrita. Ma questo può accadere solo per un motivo particolare, che è la cosa più interessante. Solo per un motivo particolare. Chi ha costruito a mano, chi l'ha fatto questo linguaggio, parlava sanscrito o il proto-sanscrito, e nel parlare sanscrito e nel inventarsi un linguaggio, che fra un attimo vedremo a cosa serve, un linguaggio a figurine, ha posto all'interno di queste figurine le radici della sua cultura, ed è per questo che noi riusciamo in qualche modo. Sì, scusate un attimo. Sì. Quindi, che cosa succede? Che cosa è successo? Ve lo dico rapidamente. Quello che è successo è che qualcuno ha insegnato questa lingua perché aveva bisogno di parlare con le persone. E quindi tu pensa, c'è sostanzialmente il posto Atlantide che viene evacuato perché c'è questa grossa problematica celeste, ti casca sulla testa questo pietrone e questa gente scappa. Scappa da Atlantide, che è un'isola, e quell'isola che è Antartide, questo lo vedremo meglio la prossima volta, perché ci sono le prove di questo, a questo punto, scappa in tutte quelle regioni dove a Raggiera li abbiamo trovate, le piramidi e i teschi allungati e tutto il resto. E sostanzialmente abbiamo trovato anche la necessità che questi, andando in America del Sud, in Cina, parlassero a queste persone che poi avrebbero dovuto fare la manodopera, costruire le piramidi. E che cosa gli si poteva fare? Gli si doveva insegnare un linguaggio. E che cosa hanno fatto? Hanno fatto quello che noi facciamo con le scimmie, cioè gli insegniamo il linguaggio con le figurine. Ecco da dove vengono i geroglifici, una lingua parlata dagli atlantidei, che chiaramente parlavano l'unica lingua che esisteva 40.000 anni fa, che era il proto-sanscrito, e hanno costruito le figurine che dentro di loro mantengono la struttura del linguaggio sanscrito. Questa è una mappa di tribù di pelle bianca, dove la pelle bianca non c'è, sono autoctoni questi, cioè stanno lì, non si sono mescolati con nessuno e hanno la pelle bianca. Che strano, è proprio negli stessi punti dove abbiamo trovato le piramidi, gli stessi allungati, i dolmen, i geroglifici e così via. Da dove viene l'essere umano? Non lo sa nessuno. Questa è la tavola che il Smithsonian Institute mette a disposizione per sapere che noi non siamo amici del Cro-Magnon, non siamo del Neanderthal, siamo sostanzialmente amici, discendenti del Cro-Magnon, però il Cro-Magnon da dove viene, si sa. Non si sa. C'è un problema. Il problema è il seguente. 36.000 anni fa nasce il fattore RH negativo. Questo dice la scienza. Il fattore RH negativo vuol dire che noi, chi ha RH negativo, non deriva dal Rhesus. Non deriva dal Rhesus, che è lo scimmione di partenza. Non derivando dal Rhesus, lo chiamiamo RH negativo, perché quella serie di proteine che sono nel sangue del Rhesus ce l'ha pieno, l'RH negativo non ce l'ha. Quando nasce l'RH negativo su questo pianeta? 36.000 anni fa. Porca puttana, ma 36.000 anni fa è proprio l'istante in cui nasce lo Zeptemi, cioè il tempo d'inizio, l'inizio dei tempi, secondo gli antichi egizi. 36.000 anni fa casca il pietrone, gli egiziani si trasformano, gli atlantidei migrano in tutte le parti del mondo e vanno a finire anche in Egitto. Lì nasce la presenza del dolicocefalo, la presenza degli RH negativi in tutte le parti del mondo dove l'abbiamo trovati. Guardate che in India l'RH negativo non c'è. E infatti, dove vado a cercare l'RH negativo? E non è che il corno dell'Africa, guarda in Australia, guarda
E poi, ora, chiaramente è una mappa moderna, quindi tutto si è un po' mescolato, però c'è l'evidenza che stranamente nell'Europa del Nord e in tutte le coste dell'Europa c'è parecchio RH negativo. Ora, vi tralascio queste note che servono per andare a vedere la letteratura e vi faccio capire che l'Antartide era quell'isola da cui a raggiera, una volta scappa di qua, ecco che ci ritroviamo in tutti quei posti dove abbiamo cercato tutte le piramidi, le RH negativo, i geroglifici e cosa vedi. Allora ecco che si capisce che gli Atlantidei erano quelli col cranio allungato, che avevano un DNA diverso dal nostro e che avevano tra le altre cose il fattore RH negativo. Questo è il motivo fondamentale perché c'è pieno di dolmen e di RH negativo sulle coste della Spagna e soprattutto lì, in quel punto, in quel gomito, dove ci sono i baschi. È per questo che i baschi parlano una lingua proto-sanscrita, diciamo così, dalle origini proto-sanscrite più vicine a quelle della Valle del Lindo, perché non sono venuti dalla Valle del Lindo a fare tutto questo percorso che attraversando fino dalla Turchia poi il Mediterraneo, ma sono venuti via mare, come tutte le altre tribù. Questa è la ragione fondamentale del perché ci troviamo il popolo basco con questa caratteristica. E poi ci sono le leggende, sostanzialmente le leggende sudamericane. Questo è il codice Buturini. Buturini è il signore che ha comprato e studiato questo codice, e che si ritrova nell'America del Sud e che racconta, questa è la prima pagina del codice, che racconta come gli Aztechi sono nati dal popolo di Atlantide, dalla città di Aztlan. E nella prima fotografia, nel disegnino, c'è un'isola con cui c'è un uomo e una donna, c'è una piramide a scala dove sopra c'è uno strano disegnino che, se voi lo guardate bene, sembra proprio una croce anca egizia. E poi con la barchetta questi vanno nel nuovo regno a fondare un tempio. Questo è quello che racconta il codice Buturini. Aztlan quindi è la civiltà che ha dato origine a tutte le altre civiltà. E quindi tutti i miti che noi oggi conosciamo, che crediamo che vengano da destra e da sinistra, in realtà vengono semplicemente da Aztlan. Vogliamo prendere uno dei miti più forti del Mediterraneo? Gesù Cristo. Come? Joshua Krishna, noi dicevamo una volta, cioè la nona reincarnazione di Cristo. Colui che con la figura di Gesù Cristo, che peraltro storicamente non è mai esistita, non c'è niente a che fare. Ebbene, noi ritroviamo la storia di Gesù Cristo negli stessi monumenti americani, scritti in proto-sanscrito, dove troviamo il Dio barbuto, il guardate, poverino, c'è il buco qui. Sai questo buco cos'è? No? Quello della croce. Perché in questi documenti si parla di lui e della crocifissione. Vedete? Guardate qui, l'omino con la croce. C'è tutta la storia di Gesù Cristo scritta in geroglifici egizi e cuneiformi in America. Porca puttana. E tutto ciò è stato tradotto usando come chiave di lettura il proto-sanscrito. Che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Sta succedendo questa cosa, che gli Atlantidei, che erano dei gran figli di buona donna, quando sono andati sono migrati in tutte le parti del mondo, hanno portato con sé la loro cultura, hanno fatto in modo che gli altri si sentissero merde, schiavi, e tutti dovessero lavorare, per loro sostanzialmente, ma hanno, per fare questo, dovuto convincere la popolazione a lavorare per loro. E quindi gli hanno inventato la stessa palla clamorosa che oggi la cultura della religiosità vuole imporre al nostro mondo. Cioè che c'è stato uno che l'abbiamo fatto tanto soffrire, che l'abbiamo messo in croce, che dobbiamo creare la dualità, che ci saranno i buoni, i cattivi, i buoni saranno premiati, i cattivi un calcio nel culo e messi all'inferno. Questa è l'idea fondamentale di questa popolazione che c'è all'inizio dei tempi e che ha inculcato questa leggenda. Cambiano i nomi, cambiano le cose. Magari ci vediamo qui Dioniso e Dioniso, poverino, ho preso Dioniso perché poi ve lo faccio vedere, vedete che Dioniso in croce anche lui. Oppure c'è il dio
babilonese che esce dal mare, sapete il Dio pesce, Gesù Cristo è la figura del pesce, oppure, come vedremo meglio anche prossimamente, la croce anche egizia, altro non è che la trasfigurazione di una iconografia prettamente cattolico-cristiana, uguale. Andiamo a vedere la mela, ma questo è un geroglifo, è un disegnino egizio che hanno trovato su una tomba di un povero disgraziato che si chiama Pempi, il serpente che ti dà la mela. Cioè, vi rendete conto come ci hanno preso per il culo? È per questo che dico state attenti con le mascherine. La borsetta... sì. La borsetta degli dei, la borsa hanno scritto un sacco di cose. Dovete capire che questa borsetta, che originariamente era, la teneva Enki ed Enlil in mano, ma è, non è un retaggio della civiltà del Tigre e dell'Eufrate, cioè accadica, babilonese. È in tutte le culture, vedete, Mesoamerica, vedete Gobekli Tepe. Più di 7.000 anni, c'è già la borsetta in mano, ma non solo in Europa, in tutte le parti del mondo. Guardate, queste sono civiltà italiana, sono una civiltà della Colombia. Qui siamo alla Venta, siamo nel Messico, il regno di Quetzalcoatl, qui siamo in India. Questo è un proto-geroglifico egizio, in cui si proto-geroglifico, il primo disegnino della famosa borsettina, che poi in Egitto verrà sostituita dalla croce anche. E guardate quanti ce ne sono, non vi sto a raccontare per carità, però lo vedete. Quindi è così che tutte le leggende della guerra di Troia, un'altra leggenda, la guerra di Troia. Allora c'è questo signore che si chiama, è un ingegnere, Felice Vinci, che io ho conosciuto tantissimi anni fa, che ha scoperto un giorno andando in vacanza nel nord Europa, ha ritrovato gli stessi posti, quegli stessi nomi che facevano parte della storia che Omero raccontava. Quindi lui pensa, giustamente, perché non può pensare altro, che dalla Valle di Troia qualcuno è andato a raccontare, a fondare una nuova civiltà nel nord, oppure che quelli del nord sono venuti a portare con sé le ricerche del nord. Ricordatevi che Vineta è quella città misteriosa del nord, della penisola di Kola, che si racconta sia stata dalla leggenda in un giorno e una notte sommersa dal mare, perché l'iniquità degli abitanti della città doveva essere punita dagli dèi. Cioè, è il mondo di Platone, ma è anche il mondo di Platone che descrive come finisce la storia di Aztlan. Ed ecco che allora non dobbiamo dire che la guerra di Troia era tra i troiani e gli ateniesi, come Platone pensa era sostanzialmente tra gli ateniesi e gli antartidei, perché Platone pensa questo. No, la guerra di Troia è un vecchio retaggio di una guerra ancora prima, tra gli Arian e gli Aztlan. Gli Arian vuol dire imperfetti che vengono dal cielo, pensa questo nome, Arian. E gli Aztlan che si combattevano tra di loro, gli Arian avevano i Vimana e gli Aztlan avevano gli Ashvin, e con queste macchine volanti facevano la guerra tra di loro. Ma questa è veramente un'altra storia che ora a noi non ci interessa. Quello che noi dobbiamo capire è perché tutto questo capitava, e lo capite anche un po' leggendo questo testo, perché gli Aztlan avevano un problema, avevano il fattore RH negativo e un DNA completamente diverso, incompatibile con la parte arinica. Quindi avevano bisogno di trovare parti biologicamente compatibili con la parte arinica per potergli succhiare l'anima, si sarebbe detto oggi nel vecchio mito del ritratto di Dorian Gray. Tutte le vecchie storie sul diavolo che ti ruba l'anima, e che noi avevamo pensato in un primo tempo di dover dedicare soprattutto all'alieno che viene e che fa quello che fa,
su questo pianeta? Bene, 30.000 anni fa lo facevano gli Aztlan sui Cro-Magnon, cioè su di noi. Quello che è successo a un certo punto, perché non avevano la coscienza di sé, quello che è successo a un certo punto è la seguente cosa. Come il progetto alieno. Ma sai cosa si potrebbe fare? Invece di rompere le palle a questi terrestri che sono succedono, cioè, rompere le palle loro stessi. Si modifica il nostro DNA. Noi diventiamo compatibili con la parte animica. La parte animica, tecnicamente, per diventare compatibili con la parte animica, bisogna unirci, hanno detto gli Aztlan, con quelli che abitano questo posto, l'altro posto, non l'Atlantide da cui loro venivano, tutti gli altri posti. Per fare questo è quello che loro hanno fatto. Infatti, guardate che cosa succede. Questo è l'elenco di quanto dura la vita dei faraoni da partire dall'idea dei faraoni dei semidei, poveracci normali. Il primo dura 9.000 anni, porca puttana, e il secondo dura un po' meno, e poi si arriva fino a 370 anni. E poi cosa succede? Succede che ed è per questo che tutti i faraoni non hanno la testa allungata e tutte le loro spose non hanno la testa allungata. Pensate, l'ereate negativo toricocefalo senza parte animica si unisce con coloro che sono ereati accusativi, con i cromagnoli. Noi. La testa gli si accorcia, l'ereate negativo viene perso e loro diventano uomini. E nell'istante che diventano umani, più che uomini, perdono anche tutte quelle capacità che avevano prima, come lo spessore della corteccia cerebrale. E qui si avvera una cosa incredibile. Quello che nel TCT c'è scritto è l'entropia. Non si può fare una fotocopia milioni di volte di una stessa cosa. La mucca Dolly, la pecora Dolly, aveva già le cellule da giovane che avevano la stessa età della pecora di partenza. Cioè, la pecora Dolly è morta subito, perché era già vecchia appena moriva. La fotocopia della fotocopia ti fa perdere l'informazione. L'informazione è l'entropia. Che cosa succede? Che io non faccio l'esperienza della morte. Vado avanti nel tentativo di non voler fare l'esperienza della morte, e l'esperienza della morte la devo fare. Allora trovo il trucco. Mi unisco alla genealogia terrestre, alla popolazione terrestre, al DNA terrestre, e invece di diventare immortale, perché così non avrò più bisogno di succhiare la parte animica ai terrestri, mi terrò la mia, io divento terrestre. C'è scritto nel mito, quando il dio o la dea del mondo greco, per amore, vuole sposarsi il terrestre, deve rinunciare all'immortalità. Pensate, deve uscire dal paradiso terrestre per fare l'esperienza della vita e della morte. Morirai, la tua immortalità l'hai sostanzialmente, meccanicisticamente persa, ma hai acquisito l'eternità. Cioè, attraverso l'esperienza della morte capirai che qui, in questo pianeta, in questo universo, la morte non esiste. Questo è stato il grande errore dei nostri avi, a cui noi in qualche modo appartenevamo, perché parte di noi venivano da lì, veniamo da lì, ci siamo confusi con gli altri, però ora siamo tutti una cosa unita, siamo talmente uniti che sostanzialmente quello che è successo è che loro hanno perso la loro immortalità, e nel perdere la loro immortalità non se ne sono neanche accorti di questo fatto, ma alcuni di loro insistono oggi come oggi attraverso quelli che sono i gruppi di potere della massoneria, di cui loro si sentono eredi degli antichi egizi, insistono a volere ancora in qualche modo trovare una serie di situazioni attraverso le quali schiavizzeranno ancora il resto della popolazione, perché in qualche modo loro vogliono rimanere, diventare, sostanzialmente non morire, vivere in eterno. Non si può vivere in eterno. Loro non l'hanno capito, non l'hanno capito gli alieni, ma perché noi stiamo facendo questo studio? Io mi sono chiesto questo, nel libro c'è scritto, mi sono chiesto questo perché dopo aver studiato il problema dell'alieno e aver compreso cosa l'alieno faceva su di noi, non bastava, bisognava che mi ricordassi in qualche modo che noi una volta facevamo le stesse stronzate che fanno gli alieni oggi, perché sennò il percorso non si chiudeva, non era chiuso, e sostanzialmente in questo momento noi stiamo facendo una cosa,
È giunta l'ora di riscrivere la storia. Cominciamo subito, perché non credo che esisterà nella storia di questo pianeta un altro momento come questo per rimboccarsi le maniche e per dire: porca puttana, ma lo sai che forse ho capito che cosa sono gli errori che ho fatto nel passato, e ho capito anche chi sta facendo gli stessi errori. E scopriremo la prossima volta, che chi sta facendo questi errori sono coloro che derivavano dagli Aztran e dagli Aryan, cioè i Deva e gli Asura, gli antichi dei della valle dell'Indo che sono stati creati da Shiva e Vishnu e che oggi sono la rappresentazione delle due teste della massoneria. Ma questo lo vediamo la prossima volta. Grazie.